Buongiorno a tutti, eccoci per la ripresa dei lavori con le riflessioni comparative. Devo dire un'idea che mi era stata suggerita all'inizio proprio dal Presidente Mura, che ringrazio. Ecco, good morning everyone, so for a morning of comparative reflections. Quindi le prime due relazioni saranno tenute dai colleghi comparatisti, professori Silvia Ferreri e Luca Passanante, poi ci sarà il coffee break e poi abbiamo i nostri barristers inglesi, i nostri ospiti inglesi, per un confronto appunto con il sistema che forse da noi è il più lontano, quello di common law. Bene, è un piacere, come dire, dare il benvenuto e dare la parola qui all'amica Silvia Ferreri, che appunto è professore ordinario di diritto privato comparato presso l'Università di Torino e fellow, international fellow in diverse sedi in Europa e anche negli Stati Uniti. Oltre a numerose pubblicazioni, è stata membro del gruppo sulla CHI per la definizione dei principi del diritto privato europeo. E è stata la mia capa, a suo tempo, in un tender europeo, in un progetto europeo, sulla Document Quality Control in Public Administrations and International Organizations. Quindi, con grande piacere, le cedo la parola. Silvia potrebbe parlare perfettamente in francese, in inglese o in italiano, credo abbia scelto di parlare in italiano. Ti cedo lei. Io non parlo degli atti degli avvocati, parlo dello stile dei giudici, ma penso che sia rilevante lo stile dei giudici perché c'è un dialogo e quindi si influenzano reciprocamente. Devo dire che mi tremano i polsi perché parlare del common law avendo dei barristers sitting in court può mettere un po' di disagio, ma diciamo che i professori di diritto comparato sono abbastanza abituati a parlare del diritto degli altri agli specialisti di quel diritto e la giustificazione è che noi diamo un punto di vista, un punto di osservazione. L'argomento che vi propongo è il fatto che i giudici di common law fanno un notevole sforzo per essere capiti, per trasmettere il messaggio in modo comprensibile. Dirò qualche circostanza che induce questo esito, perché c'è questo sforzo di comunicazione, che naturalmente è giustificato in tutti gli ordinamenti, ma che nel mondo di common law è particolarmente evidente. Come vedete, ho messo in apertura un giudice, Lord Denning, che è stato Master of the Rolls, quindi presidente della Corte d'Appello, e poi è arrivato alla House of Lords, ma è poi tornato alla Court of Appeal per una sua scelta. Ci sarebbero delle cose interessanti da dire, ma mi fermo qui. Ho scelto questa immagine perché Lord Denning non solo è molto citato perché aveva un gusto della lingua, un gusto dell'effetto letterario particolare, ma perché Lord Denning ha anche spiegato in modo deliberato come lui costruiva le sentenze, creando una specie di teatro, creando un racconto che fosse avvincente per chi lo leggeva, quindi un personaggio che merita di essere ricordato. Questo è quello che mi proporrei di dire, ma che probabilmente dovrò sfoltire, perché c'è questa necessità di essere comprensibili nel common law, l'uso delle metafore per rendere accessibile alla persona qualunque un argomento tecnico. Uno sforzo di rapportare una questione giuridica all'esperienza quotidiana che aiuta a seguire il discorso.
fuori dai denti, la capacità di condensare in una brevissima espressione qual è la questione giuridica in un'espressione estremamente concisa, qual è in nuce il problema che stiamo affrontando. Una delle cose più sconcertanti è l'uso dell'ironia, probabilmente legata alla cultura inglese in particolare, ma molto sconcertante per il lettore di Civil Law, perché non siamo abituati a vedere il giudice fare dello humor. Ed è sconcertante per gli studenti che molte volte non capiscono. Capire l'ironia in una lingua straniera non è banale. Non sempre si capisce immediatamente che quella frase non è seria, ma è una frase ironica. Un certo lirismo, qualche volta i giudici, in particolare Lord Denning, si abbandonano a delle descrizioni poetiche, a delle ricostruzioni un po' enfatiche, un po' liriche, certamente molto personali, che noi non conosciamo nelle nostre sentenze, che tendono a essere piuttosto asettiche, piuttosto neutrali, molto schermate. Non siamo abituati a vedere i sentimenti del giudice. La contrapposizione tra il diritto e il common sense, in qualche caso il giudice dice: se fossi libero di decidere raggiungerei una conclusione completamente diversa da quella che sto per annunciare, ma sono legato da un precedente. E quindi questa regola giuridica è una regola probabilmente insensata, non ragionevole, ma io la devo seguire. E quindi questa contrapposizione, che noi non siamo abituati a vedere, difficilmente credo il giudice dice: questa regola giuridica che sto per applicare è insensata, però io la devo applicare lo stesso. E poi le citazioni letterarie, e non sempre citazioni da Shakespeare, ma citazioni magari dai Viaggi di Gulliver, da Alice nel Paese delle Meraviglie, citazioni da anche film qualche volta, citazioni che portano il livello ieratico del diritto alla percezione delle persone qualunque. Parto da un episodio molto noto ed è la decisione che riguarda la Brexit, e in particolare parto non dalla High Court che ha reso il primo giudizio, ma dalla Supreme Court. La questione, come tutti sanno, riguarda la possibilità di denunciare il Trattato dell'Unione Europea da parte del governo, esercitando quelli che sono i prerogative rights della corona, senza avere un precedente mandato del Parlamento. Il governo sosteneva che, siccome è il governo che firma i trattati internazionali, è il governo che può denunciarli, senza bisogno di avere un precedente consenso del Parlamento. La Corte Suprema, come forse qualcuno ricorda, ha invece detto che era necessario prima avere informato, avere l'autorizzazione del Parlamento e successivamente esercitare l'articolo 50 del trattato. Tutti forse lo sanno, non è stata una decisione unanime, è stata una formazione estremamente solenne, erano 11 giudici, mentre di solito non sono più di 5, quindi una formazione molto compatta. 3 giudici sono stati dissenzienti. Il motivo per cui cito questo caso è perché i giudici riportano un'argomentazione di un molto very distinguished barrister, Lord Panic, che ha durante la sua argomentazione usato una metafora. E i giudici riprendono la metafora, secondo me, molto efficace. Cosa dicono? Bene, se i ministri depositano a Bruxelles la denuncia del trattato senza aver prima chiesto il parere del Parlamento, avranno tirato il grilletto della pistola, il proiettile ormai è partito, è arrivato al suo bersaglio e non lo si può più richiamare indietro. Quindi, se il governo agisse in modo autonomo, un eventuale interpellare il Parlamento a posteriori non potrebbe più
revocare quel che è già stato fatto. Quindi sarebbe come tirare il grilletto e tutti i diritti dei cittadini nei confronti dell'Unione Europea, il diritto di accedere per esempio alla Corte di diritto del Lussemburgo, sono finiti e in questo modo denunciare il trattato toglierebbe autorità al Parlamento. Perché cito questo esempio? Perché secondo me è una metafora molto efficace. Non l'ha detta inizialmente la Corte l'ha rilevata da Lord Panic QC, ma ha ripreso questa espressione evidentemente approvando l'argomentazione. Uno dei primi elementi da considerare del perché le corti cercano di essere semplici e comprensibili è rappresentato dalla giuria. Se in passato, non più oggi in Inghilterra, ma negli Stati Uniti, sì, la giuria sedeva come giudice del fatto, quindi il giudice togato si occupava solo del diritto, non del fatto, e il verdetto della giuria era inappellabile. Bisognava persuadere queste persone, che non erano giuristi ed erano scelti in maniera casuale e quindi potevano essere illetterati, bisognava parlare in modo che queste persone potessero capire. E il mio preferito di questa immagine della fine dell'Ottocento è il personaggio che ascolta in maniera annoiata perché è lui che io devo catturare, devo cercare di persuaderlo ad ascoltarmi portando delle immagini, qualcosa che solleciti la sua attenzione. Quindi un primo fattore della chiarezza o dello sforzo di comprensibilità è legato alla giuria. I giudici, come sappiamo, e la giuria è appunto giudice del fatto, e il sistema è governato da alcune precauzioni, per esempio le exclusionary rules che riguardano le prove, per esempio è vietato portare una prova di seconda mano, la cosiddetta hearsay evidence, perché una cosa indiretta potrebbe influenzare la giuria, che non ha sentito direttamente la testimonianza. E qualcuno dice che anche alcune regole sostanziali, come la contributory negligence, che è stata regolata solo nel 1945, dipende dal fatto che in passato, se c'era un concorso di colpa della vittima, fino al 1945 il danneggiante era esonerato dal risarcimento del danno, perché si diceva che la giuria non era in grado di apprezzare in modo corretto le percentuali di responsabilità e quindi era meglio dire o tutto o niente. A chi parlano i giudici? Parlano ad altri giudici, perché la sentenza, avendo carattere vincolante, se proviene dalle superior courts, deve essere ben capita dagli altri giudici e possibilmente facilmente ricordata. Lo sforzo che qualche volta fa il giudice è di rendere singolare la propria sentenza, di renderla originale, facilmente ricordata, perché se sarà ricordata sarà più facilmente seguita. Però parlano anche ai barristers. Parlano gli avvocati che dovranno portare il diritto alla Corte. Sappiamo che la Corte non cerca il diritto, il sistema è un sistema accusatorio, sono gli avvocati che offrono il diritto e quindi il giudice non fa ricerche di diritto, non ha un'iniziativa di indagine e bisogna che i barristers ricordino i casi, li abbiano capiti, perché così li porteranno nei casi futuri alla Corte. Ho messo anche l'immagine dei giovani avvocati che quest'autunno hanno fatto uno sciopero, soprattutto quelli che si occupano di diritto penale, perché il legal aid è compensato in modo irrisorio e quindi c'è stato questo sciopero dei giovani avvocati e questo ha un pochino rotto quella sorta di carattere corporativo che ha la giustizia nel mondo di common law, perché i giudici sono stati barristers e quindi è un corpo piuttosto compatto.
un corpo anche molto piccolo, perché per lunga parte della storia inglese, ci dicono gli storici, il corpo dei barristers per tutto il regno d'Inghilterra, del Galles, è stato di 5.000 giudici, cioè 5.000 avvocati. Quindi 5.000 per tutto il regno, non per Londra. E quindi un numero molto basso e molto compatto. Quindi una scrittura qualche volta ad effetto, c'è un certo compiacimento qualche volta, c'è una ricerca di produrre una sorpresa, di produrre un effetto sorpresa, di dire qualcosa che resti impresso, perché se io scrivo in modo efficace sarò citato. E c'è, direi, qualche volta un certo una certa, come dire, orgoglio nel fatto di essere frequentemente citate in modo adesivo in seguito. Il sistema è un sistema accusatorio e quindi il dialogo qualche volta è diverso da come noi ce l'aspettavamo. È un po' un club di soci e può capitare di leggere, come capita con Lord Denning, che si rivolge ai barrister dicendo: voi giovani, non ricordate quando una volta noi dovevamo combattere con le clausole vessatorie, quanto noi abbiamo dovuto parlare di volontà implicite per scardinare queste. Quindi un modo anche diretto di rivolgersi al pubblico, agli avvocati, e poi tutto un galateo, un'etichetta nel rivolgersi gli uni agli altri. Quindi il proprio collega viene indicato My learned brother, come se fosse una confraternita, come se fossero i componenti di una corporazione. E c'è anche un'etichetta che riguarda il modo in cui il barrister si rivolge al giudice, per cui, per esempio, la parola respect, se la cercassimo in una database, la troveremmo spesso associata con un dissenso. With all due respect, I dissent, quindi un esercizio di condiscendenza, ma contemporaneamente tirare le redini per dire sì, ti rispetto, ma io la penso diversamente. Quindi c'è un pattern, un modo di agire. L'ultima cosa, l'Office of Parliamentary Counsel, che forse interessa dal punto di vista legislativo, perché l'Office of Parliamentary Counsel ha il monopolio nella redazione di tutti gli atti legislativi, che siano proposti dai Members of Parliament o dal Government, generalmente il Government che propone i progetti di legge, tutti devono passare da questo ufficio. E questo rende gli atti legislativi prevedibili, perché è un gruppo di abilissimi esperti, migliori laureati delle università, che fanno di mestiere la redazione legislativa, il che genera poi delle successive conseguenze. Il giudice si distaccherà malvolentieri dalla lettera della legge, perché la legge è stata redatta da dei professionisti e difficilmente hanno lasciato delle lacune, difficilmente hanno usato una parola sbagliata. E questo produce una forte letteralità nella interpretazione degli atti legislativi. Domanda: forse quello di cui stiamo parlando, questa lingua così intellegibile, questa lingua ironica, questa lingua personale, ha qualcosa a che vedere con un fenomeno che è stato messo in luce da questo autore? Che è molto critico, che parla di una specie di consorteria dei laureati di Oxford e Cambridge, questa compagnia di old boys, questo modo di riferirsi gli uni agli altri con degli impliciti, con dei discorsi sottostanti, è legato al fatto che nella formazione nelle grandi università spesso si addestrano gli studenti a delle discussioni orali su un argomento assegnato. E tu non devi condividere l'argomento, l'argomento ti viene assegnato, te lo si dice poco prima, e tu devi costruire un argomento efficace ad effetto in modo immediato. Quindi questa capacità retorica che viene sviluppata
e che deve essere contenuta in un tempo preassegnato. Quindi ti danno l'argomento, non lo conosci, lo devi organizzare e lo devi fare in un breve tempo. Quindi forse ipoteticamente questo studio su questo gruppo, su queste università di elite, può darsi che sia rilevante. È tutto trasparente? L'apparenza è così, quando noi leggiamo le sentenze di Common Law tiriamo un sospiro di sollievo perché abbiamo l'impressione di capire, molto meno paludato, molto meno complesso. Forse qualcosa ci sfugge. Per esempio, non sempre è facile capire se una sentenza precedente è stata overruled. Perché la Corte successiva, quando intende smentire, capovolgere un precedente, qualche volta non lo fa in modo conclamato, magari lo fa in un modo un po' sommesso e qualche volta la lingua indicativa, perché non si dice negli Stati Uniti di più, il caso recente dell'aborto. Dobbs è un caso evidente perché lì l'hanno scritto a caratteri cubitali, ma qualche volta il giudice che ha intenzione di capovolgere un precedente dice we shall depart, ci allontaneremo, quindi non enuncia in un modo conclamato che stanno facendo l'overruling. E poi l'uso del condizionale per attenuare l'effetto, non il presente, ma piuttosto I should think. I would, I should, espressione di cortesia. Un dato, lo humor. Noi non siamo così abituati, credo, forse in qualche libro giallo di Montalbano, vediamo il diritto preso in giro e gli avvocati magari messi un po' in ridicolo, però non è una nostra ricorrenza frequente. Invece, in Common Law, per esempio, c'è quest'autore che si chiama John Mortimer, che ha fatto una serie di libri che sono diventati anche film, in cui rappresenta questo avvocato Rumpel, che ha delle tensioni con i giudici, e per esempio io ho scoperto finalmente come si pronuncia la parola harassment. Perché non si sa mai se la persecuzione si dica harassment o harassment. E in questo c'è una bella, divertente discussione tra gli avvocati che si dice to harass, ma il sostantivo è harassment. Maybe you may confirm if I'm right, because I'm not sure. E poi un'altra serie divertente, Chambers, in cui si vede veramente l'avvocato che cerca di arraffare qualche caso perché sta faticando, quindi le dinamiche messe in forma umoristica. E poi i detti celebri. Io non ricordo, però forse è un mio difetto, che ci siano dei siti italiani in cui posso vedere delle frasi notevoli dei nostri giudici. E invece ci sono banche dati in cui sono riportati dei clamorosi o delle cose divertenti che i giudici hanno detto in apertura e sono riportate. Per esempio, da ultimo Justice Scalia, che come sappiamo è morto, però aveva raggiunto il vertice del sarcasmo. Negli Stati Uniti il più sarcastico dei giudici era Justice Scalia, molto conservatore, e ci sono rubriche dedicate alle personalità dei giudici. L'uso delle metafore. Un esempio riguarda un caso del 1992 in cui si è cambiata la regola riguardante il divieto per i giudici di motivare sulla base dei lavori preparatori. Fino a quell'epoca era una prassi autoimposta che il giudice non potesse motivare il risultato guardando i lavori preparatori. Il caso è banale, si tratta di una sorta di fringe benefit. C'erano dei professori che potevano iscrivere i figli in una scuola costosissima, una delle public schools molto qualificanti, se residuavano dei posti liberi. E la domanda era come si tassa questo beneficio? Lo si tassa per il valore
che gli altri genitori pagano una retta altissima, oppure lo si paga solo sul costo aggiuntivo che genera la presenza dei ragazzi. Quindi la questione, come spesso accade, per un'affermazione di principio importantissima deriva da un episodio. Ma a me interessa soprattutto come spiega la questione il giudice. Dice: il beneficio che questi genitori insegnanti avrebbero è solo quello di mettere i propri figli nei posti residuali. E questa situazione è simile a quella del passeggero che si trova in stand-by all'aeroporto, ma una situazione anche un po' peggiore, perché mentre se tu sei in stand-by hai diritto al posto lasciato libero, in questo caso era una questione di carattere discrezionale. Perché vi metto in evidenza questa parte decisa da Lord Mackay, cioè è lo speech di Lord Mackay, perché prende una questione tecnica di tasse e la assimila in modo molto efficace a un'esperienza che abbiamo visto tutti. Questi bambini sarebbero stati ammessi se avanzavano dei posti, e quindi il beneficio era piccolo, si riduceva alla merendina che avrebbero mangiato. Questo è Lord Denning che vi faccio sentire perché ha una voce singolarissima. Lord Denning era un guastatore, non è stato amato da tutti perché era veramente piuttosto sovversivo, molto conservatore per certi versi, ma molto sovversivo. That's what is lost. Okay, well, I'm not going to go through. Sostiene che sarebbe bene poter leggere e motivare sulla base dei lavori preparatori, altrimenti si finisce per andare al buio, annaspare al buio senza poter accendere la luce. Quindi l'argomento non è un argomento svolto in una forma tecnica, ma in una forma figurativa. Salto perché purtroppo mi sono persa. Lord Denning, elegiaco. Siamo nel 74, quindi ben prima del 2016. Che cos'è questo trattato? Il trattato sale dagli estuari, il diritto europeo sale verso Londra, avrà la stessa forza che hanno i nostri strumenti. Qualunque rimedio, qualunque procedura che sarà prevista dal trattato varrà anche da noi. Non parleremo più di diritto inglese, parleremo la lingua dell'Unione Europea, della comunità all'epoca. Quindi un tono un po' elegiaco. Salto perché purtroppo mi sono un po' dilungata. Ecco, qui parlare fuori dai denti. È meglio uccidere che menomare. Better read when dead. Gli accademici, i professori, saranno citati nelle sentenze quando sono già morti, perché almeno siamo sicuri che non cambieranno idea. Meglio uccidere che menomare, perché c'è una regola per cui costa meno il risarcimento se la vittima muore piuttosto che se sopravvive. È legato al fatto che il morto non ha più diritti e il diritto dei sopravvissuti parenti era estremamente limitato. E quindi in una sentenza americana si dice: c'è un vero incentivo a finire la propria vittima. L'hai colpita? E beh, passagli sopra con l'automobile così non paghi niente. Lord Denning che spiega il problema dell'acquisto non domino. In cosa consiste l'acquisto non domino? Beh, ci sono due innocenti che devono entrambi soffrire per la cattiva fede di qualcun altro e dobbiamo scegliere quali dei due vogliamo sacrificare. Quindi questa capacità di esprimere un problema giuridico in una formula molto condensata ed efficace. I giudici non fanno il contratto per le parti, sono le parti che devono, e non deve intervenire poi l'equità dei giudici a sistemare le cose. La gente prende delle scelte che nessun esperto gli consiglierebbe, tutti prendono dei rischi, ma il fatto che la gente abbia preso dei rischi non vuol dire che sia compito del giudice poi aiutare la parte perdente.
Salto perché, come vi ho detto, sono stata un po' lunga. Ironia. Questo giudice finisce il suo speech, la sua argomentazione, dicendo: I hope I have not said anything original. E i miei studenti dicono: ma perché non deve dire qualcosa di originale? Originale può avere un'implicazione, come in piemontese, un original è una persona stramba, è una persona un po' particolare. Il piemontese usa queste forme un po' edulcorate per non dire un pazzo, ma dice: ah, non original. Original, so I don't want to say anything original perché devo essere nel mainstream, devo seguire quello che è capitato. Questo è un caso un po' particolare, vedete le conigliette, si tratta di un barrister che si occupava di tax law. Some people might have found that exciting enough. Questo genere di attività, occuparsi di diritto finanziario fiscale, poteva essere abbastanza impegnativo, ma questo a un certo punto si mette, mette su una sex industry, film pornografici, in cui lui anche qualche volta è protagonista. E che cosa succede? Che ha intestato un alloggio ad una delle conigliette e poi ha detto: ma siete matti, figuriamoci se io volevo darglielo davvero questo appartamento. Io ho fatto finta, era una simulazione. E qui il giudice dice, nell'opinione di questa persona che evidentemente, vedete, viene disprezzata, questa ragazza, she was no more than one of the many bunnies in his club, or as Mr. Baxendale Walker himself might succinctly put it, one of the shit girls. Questo è il giudice che parla. Fa una replica l'atteggiamento del convenuto in giudizio e dice: lui si sarebbe riferito, potete capire che avrà torto. Il giudice non simpatizza con questo avvocato. Salto l'episodio pur interessante del bambino che vuole portare il turbante. Il giudice fa un chiaro rimprovero al legislatore, perché il legislatore ha parlato di colore, razza, nazionalità, origini etniche, ma non ha parlato di religione. Allora io posso discriminare in base alla religione. Ricordiamo che non c'è una Costituzione, quindi se il legislatore ha detto che io posso discriminare in base alla religione, non è vietato. Questo è un giudice molto sottile. È finito? Non importa. Davvero? Si tratta di un caso di lap dancing e il giudice dice: ah, naturalmente io non ho idea di cosa sia il lap dancing, però il giudice di primo grado ha detto che consiste nel solleticare, to tease but not to satisfy, eccitare ma non soddisfare. E anche qui si tratta di un episodio in cui il grande cliente paga abbondantemente la coniglietta e poi però gli vorrebbe indietro i soldi, e qui gli dicono che poteva un po' immaginarselo che quei soldi non li rivede. Justice Scalia sarebbe interessantissimo, lo lascia. Ops, no, what did I do? Questa è la presentazione deliberata del giudice che crea un ambiente. Era primavera, c'erano i fiori azzurri, i due coniugi avevano quattro bambini, erano andati a fare una gita con la loro macchina, si fermano in una piazzuola e preparano il tè. Quindi tutto sereno, ambiente bucolico. Arriva una Jaguar, si rompe una gomma, investe la macchina e il signor Hinz e i bambini sono colpiti. Questo è il caso di cui noi ci dobbiamo occupare. Il giudice crea un racconto, una storia, un ambiente per attirare, se ci fosse, la giuria, per fare in maniera che le sue parole siano poi citate in futuro e ricordate. L'anticlimax, posso finire? Lascio poi tutte le immagini e il materiale, così chi volesse. E questo è Sir Magery, che parla di un attore
È stato un attore con una vita avventurosa, tre mogli, tutte le donne che ha portato a letto, una vita fantastica, una vita stellare. E adesso veniamo alla questione di oggi. Dov'era domiciliato quando è morto? Quindi un uso retorico chiaramente per far contrastare e imprimere bene il ricordo. Lascio tutto questo, vengo alla conclusione. Le citazioni di letteratura, Lord Denning cita Cabbages, cita Alice, e invece Lord Hoffman cita Sheridan, una commedia di Sheridan. Una persona, Mrs. Malaprop, nella commedia dice: "She's as obstinate as an allegory on the banks of Nile." E il giudice dice: "Ma lo capiamo subito che lei non intende dire un allegory, ma intendeva dire an alligator." E da questo dice: qualche volta noi siamo in grado di capire delle frasi sbagliate, nonostante le parole non siano corrette, perché siamo in grado di decifrare dal contesto il significato. Ecco, finisco qua. Le citazioni divertenti, si tratta di un episodio in cui dei semi non hanno prodotto i cavoli che bisognava, e quindi un vizio del bene, un difetto di qualità, e per qualche motivo decide di citare Lewis Carroll: "Ships and shoes and sealing wax and cabbages and kings. Today it is not of cabbages and kings, but of cabbages and what nots." Una citazione dalla letteratura comune per dire: ragazzi, oggi ci occupiamo di cavoli che non sono cresciuti, e quindi se c'è un vizio del bene, un difetto di qualità, e se il contratto è vincolante. "This is a case of a barmaid who was badly bitten by a big dog." Il giudice scherza, cioè crea un'allitterazione e introduce l'episodio: una donna è ferita da un cane feroce, e bisogna capire se doveva usare precauzione oppure no. E questo irride invece un Lord Beeching, perché Lord Beeching non voleva che si trattava di decidere se delle rotaie potevano passare dove c'era una specie animale protetta. "This is a case about bats and badgers, Beeching and Busways." Beeching è il Lord che ha proposto la legislazione, e viene assimilato insieme con i pipistrelli e diversi animali. Quindi they are making fun, cioè stanno prendendo in giro l'episodio. Chiudo sul fatto che potrebbe interessare a qualcuno che hanno fatto uno sforzo di riscrivere il diritto tributario. Siccome c'è un procedimento che si chiama Good Law, che è un progetto che riguarda la riscrittura della legislazione, hanno preso tra il 2001 e il 2010 la legislazione in materia fiscale e l'hanno riscritta per renderla più. Scusate se ho abusato. Ringrazio signor Ferreri, che starei ore ad ascoltare, che ci ha aperto questo mondo così diverso dal nostro. Ma purtroppo il tempo è tiranno, e cedo quindi subito la parola al professor Luca Passanante, ordinario di diritto processuale civile all'Università di Brescia. È stato visiting professor nelle Law School di Edinburgh, Cambridge e Oxford, e tra le varie associazioni è componente della International Association of Procedural Law e della British Italian Law Association. Grazie, grazie per la parola. Vi annuncio subito che la mia relazione sarà molto meno divertente di quella che Silvia Ferreri così brillantemente è riuscita a offrirci. Ringrazio. Non sono ringraziamenti formali, ringrazio veramente Jacqueline Visconti per l'invito e anche per la straordinaria ospitalità e anche tutto il gruppo di questo PRIN che ha deciso di affrontare un tema estremamente interessante,
focalizzando l'attenzione su un genere, diciamo, di letteratura giudiziaria che normalmente è trascurato, cioè appunto il genere degli atti di parte. Il compito che mi è stato affidato è quello di svolgere appunto alcune considerazioni sugli atti di parte nel diritto processuale civile inglese. Ho quindi ritenuto che la prima cosa da fare fosse quella, e questo di concerto anche con Jacqueline Visconti, di recuperare alcuni atti di parte, che non è stato semplice, un'operazione non semplicissima. Devo ringraziare due colleghi, in particolare il collega Paul Dupré, che è barrister, e la collega, che è una collega italiana, Camilla Gambarini, che è solicitor, che mi hanno offerto la possibilità di consultare alcuni dei loro atti e aiutato a reperirne altri. Dicevo, particolarmente interessante è l'oggetto di questo studio, perché in verità abbiamo sempre fatto oggetto di attenzione soprattutto le sentenze. Sono famosi gli studi di Gore degli anni 60 e anche di Maurizio Lupoi sullo stile delle sentenze, e qui invece ci occupiamo di atti di parte che sono uno snodo nevralgico nel processo, perché sono lo strumento attraverso il quale l'avvocato veicola le istanze del proprio cliente in termini giuridici. Non mi soffermo qui sulle considerazioni che possono anche coinvolgere questioni filosofiche in senso lato. L'ermeneutica giuridica qui ha un ruolo fondamentale, perché il primo lavoro che deve fare l'avvocato è quello di ascoltare il racconto dei clienti, qualificare giuridicamente i fatti che gli vengono raccontati, scartare i fatti giuridicamente irrilevanti e selezionare i fatti che sono rilevanti. Dopodiché, vedere questi atti che fra poco vi mostro ci rivela una realtà che talvolta può risultare anche lontana dagli stereotipi. Abbiamo visto come Silvia Ferreri ci ha ben spiegato come gli giudici inglesi siano inclini a utilizzare metafore, una retorica brillante, direi sempre piuttosto concisa, ma frutto anche di una certa fantasia dal punto di vista, diciamo, della redazione e anche del pescaggio di alcune frasi ad effetto dalla letteratura. E questo però è un lusso che direi si permettono i giudici, o meglio, si permettono i barrister quando sono diventati giudici, perché poi in fondo un barrister non smette mai di essere tale, solo che a un certo punto fa il giudice. E questo è un dato molto importante dal punto di vista anche linguistico. Vedremo però come gli atti degli avvocati, specialmente gli atti introduttivi, siano tutti il contrario di un esercizio di stile. L'attenzione sulle tecniche di redazione degli atti processuali di parte è crescente nel nostro ordinamento, lo sappiamo. In Cassazione abbiamo una prima testimonianza del 1989, di un documento con il quale l'allora primo presidente della Suprema Corte pose all'attenzione e riflessione dei magistrati alcuni criteri volti alla concisione delle sentenze, aprendo la via alla successiva adozione di linee guida condivise. Poi abbiamo alcuni altri interventi, sempre del primo presidente della Corte di Cassazione,
del 2011 e del 2016, che riguardano sempre in particolare gli atti del giudice, quindi le sentenze. Dopodiché l'attenzione si sposta sugli atti di parte. E le varie spinte nella direzione della chiarezza e sinteticità degli atti di parte possiamo dire che culmina con la redazione del gruppo di lavoro sulla chiarezza e sinteticità degli atti processuali, nominato con i decreti ministeriali 18 settembre 2017 e 3 gennaio 2018, vari componenti dei quali sono presenti qui in sala, a partire dal presidente Antonello Mura. In parallelo abbiamo assistito al recepimento dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali a livello legislativo. Abbiamo l'articolo 3 del codice del processo amministrativo, l'articolo 5 del codice della giustizia contabile e l'articolo 2 dei principi del processo sportivo approvato con un DPCM del 16 dicembre 2015, che parlano chiaramente di chiarezza e sinteticità. Oggi il principio di chiarezza e sinteticità, se lo intendiamo come un NDIDI, è stato recepito dalla recente riforma Cartabia, anche nella direzione auspicata dal gruppo di lavoro che menzionavo poc'anzi, con interventi sia sull'articolo 121 del codice di procedura civile, dove accanto alla libertà delle forme si dice che gli atti sono redatti in maniera chiara e sintetica, e anche con un intervento nell'articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in particolare commi 3, 4 e 5 che non vi leggo, ma ai quali rimando per non annoiare e allungarmi e dilungarmi in maniera eccessiva. Vado dunque subito ai principali caratteri degli atti di parte inglesi, che sono caratteri che mi pare richiedano, per essere intesi appieno, lo svolgimento di alcune premesse. Alcune di queste premesse le posso saltare perché la relazione di chi mi ha preceduto ha già dato una idea dell'ambiente nel quale questi atti si collocano. Dirò qualcos'altro sulle regole generali che disciplina il processo civile inglese, giusto perché chi non ne ha contezza ne abbia perlomeno un'idea. Il processo civile inglese è pur sempre un processo bifasico, cioè abbiamo, come nel nostro processo penale, una fase di pre-trial e una fase di trial, quindi una fase predibattimentale e una fase dibattimentale. Questa bipartizione è figlia dell'utilizzo della giuria, ma la giuria nel processo civile inglese non viene più utilizzata ormai da più di un secolo. Con la fine dell'Ottocento è sostanzialmente dismessa in quasi tutte le materie, tuttavia nella struttura del processo resta. È importante sapere che nella fase predibattimentale c'è un giudice, nella fase del dibattimento ce n'è un altro. Il giudice della fase predibattimentale si chiama normalmente master e ha una funzione di direzione molto spiccata, specialmente dopo la riforma del 1998, con la quale i poteri di case management sono stati irrobustiti. Anche gli avvocati sono diversi, perché nella fase predibattimentale c'è il solicitor, che talvolta collabora con il barrister, e nella fase invece del dibattimento c'è soltanto il barrister. Ora vediamo qualche accenno sulla struttura del processo e gli atti di parte. Qui, senza metterci d'accordo, abbiamo però casualmente scelto argomenti che ci consentono di coprire in una misura, a mio avviso, piuttosto soddisfacente, l'intero arco del processo. Ripeto, senza saperlo, io mi occupo degli atti introduttivi
Il collega inglese poi parlerà degli skeleton arguments insieme anche alla collega. Qual è l'atto introduttivo del processo civile inglese? Si chiama claim form. Se ve lo mostro, però, questo claim form è in realtà un modulo compilato di 3 pagine, diremmo 3 pagine in croce, perché sono proprio 3 paginette. Eccolo qua. Nome del... Ecco, io ho fatto un oscuramento un po' così, l'ho fatto stamattina, artigianale. Semplicemente si spiega, si dice chi è l'attore, chi è il convenuto, quali sono i dettagli della controversia, si specifica l'oggetto della domanda e il valore. Questa è una causa di risarcimento del danno per un problema di responsabilità professionale di un medico. Ho lasciato il doctor davanti al nome del convenuto, e voi vedete che questo claim form in realtà è semplicemente un modulo. Quindi si introduce la causa con un modulo, dopodiché questo modulo può avere allegati già i particulars of claim, che possono essere direttamente attached o to follow, e in questo caso vedremo che i particulars of claim seguono poi, vengono depositati separatamente dal claim form. Dopodiché l'altro atto che ci si attende normalmente è la defense, cioè l'atto di costituzione del convenuto. Ora, questa è una causa che come minimo, allora qui l'ammontare della controversia non è determinato, perché è, penso che TBA voglia dire to be announced, ma forse il collega mi potrà correggere. Però si tratta di una causa che ha un valore quantomeno di 200.000 pound, quindi un valore, diciamo, non enorme, ma nemmeno tanto basso. Vediamo i particulars of claim di questa causa. Siamo davanti alla High Court of Justice, Queen's Bench Division, e la materia è clinical negligence. Si tratta di un caso in cui c'è stato un signore a cui è stato diagnosticato con molto ritardo un'infezione alle vie urinarie che ha compromesso in maniera piuttosto grave la sua capacità, appunto, di urinare regolarmente, spontaneamente. E i particulars of claim, vedete che sono redatti in questo modo. Ecco, una prima caratteristica riguarda le dimensioni. Ora, direi che mediamente questi particulars of claim vanno dalle 4 alle 5 pagine alle 20-25, salvo casi veramente di una complessità incredibile, dove i particulars of claim possono raggiungere anche o superare le 100 pagine, però normalmente si tratta di atti particolarmente brevi. Com'è lo stile? Lo stile è molto schematico. Gli atti sono privi di una prosa elaborata, il discorso si svolge per punti, brevi, concisi, numerati. Vedete le frasi come sono corte, sono 3 righe per ciascuna frase. C'è un utilizzo molto parco delle evidenziazioni tipografiche e soprattutto
fatto in maniera coerente, cioè per esempio si evidenzia il tema, d'accordo? Si usa il corsivo per riportare il contenuto, in questo caso di documenti clinici che vengono citati, non c'è nessuno sfoggio di erudizione. Vediamo l'inizio di The parties and the duty of care. The claimant's date of birth is 25 June 1983. At all times material to this claim, the claimant was patient under the care of the defendant, a GP, his servants or agents at the Lonsdale Medical Center. Qui si parla solo ed esclusivamente di fatti nudi e crudi. Per quanto riguarda la lingua, io ho scorso questi atti, non contengono errori. Sono tutti redatti in maniera impeccabile, c'è grande proprietà di linguaggio, la prosa è semplice ed essenziale, l'uso dei tecnicismi è contenuto al minimo. E quanto ai contenuti, c'è una preminenza assoluta della narrativa dei fatti. Cioè, voi leggete i particulars of claim, sono tutti fatti. Qui, questo è successo, questo è il contenuto dell'esame, questo è stato la diagnosi che ha fatto il medico. Il giorno 7 maggio 2019, the claimant was referred for urological opinion. Sono tutti fatti e sono tutti numerati in modo tale che il convenuto possa poi prendere puntuale posizione sui fatti. Ma guardate che la cosa abbastanza sconcertante, vedete come per esempio il grassetto è misuratissimo. Vuoi che il giudice veda 5 minutes? Beh, evidenzi solo quello. Ci sono degli atti, tutti sottolineano, come quando a volte vedo gli studenti, sottolineano tutto. Ma se sottolinei tutto, è come se tu non sottolineassi niente. Fatto salvo che poi quell'eventuale successivo disgraziato che deve leggere quel libro non riesce a leggerlo. Ma non, è inutile cacciare in un atto grassetti e sottolineati in continuazione, perché in realtà questo non aiuta la lettura. E quindi un uso anche molto coerente dei grassetti e dei sottolineati. E poi se voi vedete, naturalmente questo è un esempio, ma non c'è nessuna citazione di... Ecco, qui abbiamo la prima, a pagina 10 di 10, c'è la prima indicazione di una norma. Quindi non si dice nulla in diritto e poi non c'è la citazione di nessun precedente. Questo non significa che poi nel seguito non si utilizzino anche i precedenti, ma la prima cosa sono i fatti. E questo, diciamo, fin da subito ci dà una grande indicazione, importante indicazione, che ci mostra anche comparativamente una differenza sostanziale con i nostri atti che ben conosciamo. Cioè, se voi scrivete una citazione di 12 pagine per una causa di oltre, in cui si chiede un risarcimento del danno, poniamo di mezzo milione di euro, probabilmente il vostro cliente dirà: ma come, qua 10 pagine in croce scrivi per una cosa così importante, no? Allora, per dare soddisfazione magari si eccede. In ogni caso lo stile è diverso. Io credo che qui ci troviamo di fronte a un problema culturale. Non si può pensare che con una norma di legge si risolve. Il problema è un problema che
va probabilmente preso molto sul serio da parte di tutti quanti, a partire dalle università. Quindi poi ci sarà anche un'assunzione di responsabilità che faccio io, non conta niente, ma comunque è una cosa da dire. Ecco, un altro aspetto importante è lo statement of truth. Qui c'è l'attore che, quando l'avvocato gli ha scritto l'atto di citazione, poi lo deve firmare e deve dire: I believe that the facts stated in this particular claim are true. I understand that proceedings for contempt of court may be brought against anyone who makes or causes to be made a false statement in a document verified by a statement of truth without a honest belief in its truth. Gli avvocati qui impallidiscono. Allora, è un'assunzione di responsabilità molto importante, perché questo significa che se il cliente in mala fede riferisce circostanze false, poi potrà essere ritenuto responsabile di contempt of court. Velocemente, perché credo abbiamo poco tempo, defense. Ecco, vedete come si difende il convenuto? Paragraph 1 of the particulars of claim is admitted. Torniamo su nei particulars of claim e vediamo che data di nascita e il fatto che questo è stato curato da un medico del Lonsdale Medical Center. Ammesso. Quindi, molto semplicemente, via, perché non è oggetto di, non è contestato. E lo si dice espressamente, e lo si dice tendenzialmente una sola volta, non in continuazione. Dopodiché, the summary of the claim and claim set out in paragraph 2 and 3 is noted. For the reason set out herein, the claimant proposed claim for damages, interest and cost is denied. Quindi qua si fanno delle osservazioni e si nega naturalmente la responsabilità e il fatto che ci sia un diritto al risarcimento. Naturalmente non c'è il tempo di leggerlo, ma vedete che le strutture dei due atti si influenzano, perché la redazione ordinata, essenziale, sintetica e basata solo ed esclusivamente, quasi, sui fatti, consente al convenuto di interloquire in maniera altrettanto ordinata, precisa e sintetica rispetto a quel tipo di narrazione. Ecco quindi come gli atti introduttivi sono ben lontani dal costituire un genere letterario in cui l'avvocato si abbandona ad affabulazioni retoriche. Sono super essenziali. Non c'è nulla di persuasivo qui, non c'è niente che debba convincere il giudice o la controparte di qualche cosa. Molto semplicemente sono fatti. Lo stesso statement of truth, però, lo trovate anche in fondo alla defense. E quindi, naturalmente, anche qui c'è un'altra assunzione di responsabilità. Dopodiché, è inutile che io vi spieghi come sono scritti i nostri atti, perché lo sapete già benissimo, e credo che questa sia in qualche modo una lezione importante, non perché la si debba necessariamente copiare, ma siccome quell'articolo 46 delle disposizioni di attuazione a cui facevo riferimento prima ci preannuncia l'arrivo da parte del Ministero sostanzialmente di modelli di atti da seguire. Questo ovviamente non limiterà, come non limitano le regole che applicano
i barrister o i solicitor quando redigono questi atti in Inghilterra, non è che sarà poi vincolante, lo dice espressamente l'articolo 46, che la deviazione da quei modelli non potrà mai costituire causa di nullità degli atti, però ecco, credo che, e qui devo dire che il merito va a Jacqueline Visconti e al suo gruppo di lavoro, di aver intuito che la comparazione con un modello così lontano come quello inglese però può darci degli spunti che naturalmente possono essere anche colti, soprattutto, e qui devo dire in linea con le raccomandazioni del gruppo di lavoro di cui ho parlato all'inizio, possono essere accolti anche da chi si occupa di formazione universitaria, formazione post-universitaria, formazione continua, sia degli avvocati che dei magistrati. Insomma, per dirla in breve, ci sarà pure una via di mezzo fra alcune sbrodolate che troviamo nei nostri atti introduttivi e questo stile così essenziale che forse ci darebbe qualche problema anche nel rapporto con il cliente, no? Ma vorrei dire che mi pare però essenziale che lezioni di questo tipo vengano recepite anche da chi si occupa di fare la sua parte fin dal momento in cui i giuristi vengono formati in università. Cioè, imparare a scrivere bene è fondamentale. Noi tutti i giorni ci troviamo a svolgere quel ingrato compito che è la correzione delle tesi di laurea, dove diciamo nella migliore delle ipotesi ci sono delle copiature da internet e nella peggiore delle ipotesi c'è il tentativo di adattare quelle copiature a qualcosa che possa far apparire elaborato, far venire il proprio sacco, che è anche peggio che copiare e basta. E devo dire che tutto questo non ci deve scandalizzare, ci deve porre un problema. I nostri studenti non sono in grado di scrivere, e allora se uno studente non è più in grado di scrivere, quando questi studenti diventeranno poi degli avvocati, che cosa ci possiamo aspettare da loro? Quindi direi che il lavoro da fare è tantissimo e spero che questo piccolo contributo possa essere servito a qualche cosa. Se qualcuno vuole vedere qualcuno degli atti che ho mostrato, mi potete scrivere, sono a disposizione. Grazie per la pazienza. Sì, io ringrazio molto Luca Passanante. Se il tema degli atti di parte in Italia era già inesplorato, questo degli atti di parte nel Regno Unito mi pare ancora più inesplorato. E anzi, penso che se il professore mettesse all'asta alcuni di questi atti, probabilmente alcuni di noi farebbero un'offerta interessante. L'unico elemento che vorrei sottolineare, che è emerso già ieri, è come spesso una migliore articolazione del fatto sarebbe estremamente importante per migliorare gli atti di parte in Italia. Cioè, spesso si pone l'accento sul testo argomentativo e sulla motivazione, mentre in realtà è il fatto che spesso è scritto male. E questi potrebbero essere degli utili modelli, appunto, per raggiungere una via di mezzo, chiaramente tenendo conto che si tratta di ordinamenti giuridici così diversi. Ringrazio i nostri relatori per aver, come dire, costituito una perfetta introduzione ai lavori che riprenderanno dopo il caffè. Vi pregherei magari di ridurre a 20 minuti invece che mezz'ora la pausa caffè, così da recuperare un pochino del ritardo fisiologico che si è creato. Grazie a tutti.
Bene, riprendiamo i lavori con un colpevole ritardo e abbiamo l'onore adesso di avere i saluti dell'assessore Rosso delle politiche sociali dell'avvocatura della città di Genova, appunto, che ci manda in rappresentanza il sindaco di Genova. Grazie professoressa. Grazie. Sì, io porto i saluti del sindaco Marco Bucci, che oggi voleva proprio, sperava almeno in questa seconda giornata di poter essere presente a un tema che reputa importantissimo, così come tutta la giunta e l'amministrazione. Purtroppo siamo in un periodo in cui ci sono anche tutti gli eventi legati al 25 aprile, quindi non può essere presente oggi. È un tema che è caro anche a me, io sono assessore all'avvocatura agli affari legali, oltre che alle politiche sociali, e quindi molto attenta a questo problema relativo ai nostri atti. Ho sentito parlare ho fatto un po' di excursus mettendo qua tra i colleghi che vedo presenti e tutti, devo dire, professoressa, molto ammirati dalla sua posizione, da questa idea di legare la parte linguistica anche alla parte giuridica e cercare di creare anche una banca dati di quelli che sono i nostri atti, cercando di staccarli da quelli che sono gli aspetti peculiari che quindi diventerebbero poi problemi relativi alla privacy. Questo oltre a farci onore, perché io reputo che comunque, visto che sono vecchia e che noi abbiamo sempre scritto atti in maniera differente rispetto a quello che viene qua prospettato o che sarà sicuramente il futuro, perché ho un figlio giovane che è diventato da poco avvocato e lui mi continua a dire: mamma, prima o poi l'intelligenza artificiale ti cancellerà. È veramente un problema che magari sarà lo spunto per un prossimo convegno su questo tema, visto che i giovani sono molto spinti nel dire: scriviamo queste cinque cose e qualcuno, un'intelligenza fuori da noi, ci creerà un atto che sarà poi adeguato. Non ci credo, non voglio crederci, e quindi spero che lei, professoressa, in uno studio del genere mi aiuti a dire quanto è importante quel dato che inseriamo e come solo noi possiamo inserirlo. Grazie a tutti, buon lavoro. Purtroppo il mio tempo è poco, avrei voluto rimanere di più, ma spero di avere almeno il risultato di questi incontri, in modo poi da poterlo divulgare anche all'avvocatura, perché in avvocatura invece si fa tanto TAR, Tribunale Amministrativo, Consiglio di Stato, gli atti lì sono lunghissimi e forse un aiuto potreste darcelo con questo vostro lavoro. Grazie a tutti e a prestissimo. Grazie, appunto, al sindaco del sostegno al nostro convegno, ovviamente molto apprezzato. Ecco. E apriamo dunque la parte propriamente, come dire, comparativa, in cui abbiamo l'onore e il piacere di ospitare due colleghi dell'avvocatura inglese, e quindi we have the honor and the pleasure of guesting two barristers, so that who will really add some interesting in real comparative perspective to our morning. Quindi do subito la parola a John Bowers. John Bowers è principal del bellissimo college di Brasenose, proprio vicino alla Radcliffe Camera ad Oxford, un bellissimo college dove mi dicono si mangia anche bene, dell'Università di Oxford, quindi, e oltre a essere barrister è anche King's Counsel, quindi consigliere del re, prima era Queen Counsels, che quindi appunto è un senior barrister esperto e consigliere del re. Gli cedo subito la parola, parlerà in inglese, ma esiste una traduzione un po' brutta, fatta un po' con i siti da me poco rivista, quindi dovrete scusarmi. Per chi non riesce o comunque preferisce seguire in italiano, può usufruire di questa brutta traduzione, che però ci permetterà di seguire l'intervento di John. Okay. Do you want to come here? Grazie mille for the invitation. Thank you so much for having us, and I'm sorry that due to my lack of Italian I wasn't able to participate yesterday. I
Also, thank you for speaking to us over the meals in English. I will go back and do a Duolingo course so that if you we're lucky enough to be invited again, we will speak in the same tongue. I just wanted to make two footnotes on Sylvia's excellent talk just now. Firstly, that if a barrister says to a judge with due respect, or a judge says to another judge with due respect, you know that that means they don't respect you at all. And secondly, she mentioned Lord Justice Ward. So literary was that judge that Ian McEwan, who is one of the most well-known authors in England, has written a book called The Children's Act, based on his judgment, which was made into a film. So I'm going to talk generally about skeleton arguments, and then Hannah will look at some more particular examples. I think it translates, thank you to Jacqueline, into skeletoro di argumentazione, but it's probably not an exact translation. Since I started as a barrister about 40 years ago, there has been a major change in the way that advocacy has been carried out in the British courts. When I started, everything was done orally, and the cases went on and on and on, and there were no real time estimates. Now, the cases are very much timetabled. So you have, say, 20 minutes for an opening argument, if you're allowed an opening argument at all, 30 minutes for the first witness, and the statements are all in writing, and then a certain time for argument at the end. And one of the big changes has been the introduction of skeleton arguments. And I want to emphasize that this is at all levels. It started really in the Court of Appeal and has then gone downwards. The Supreme Court has always had very extensive written arguments. We call them the case. And those arguments are available in public libraries. But the Court of Appeal, about 30 years ago, introduced the need for skeleton arguments. And these are rules laid down in what we call the civil procedure rules. And there are accompanying criminal procedure rules, which are laid down by effectively a committee of judges and lawyers. They're regularly revised. Now, a skeleton argument is a short overview of the areas of controversy in a case. It summarizes the issues to be addressed, both factual and legal, the main arguments, and the case law, the authorities on which the parties rely. So it is what we would say a platform for argument, not the argument itself. The argument itself builds on the skeleton. That's why it is called a skeleton, and sets the tone for the oral argument. As one person put it, it allows the advocate to think out the case on your seat, sede, not on your feet, pede. And I know of one case in which a very senior barrister saw the other side's skeleton argument and said, we're going to concede
the case. So it can be, and I'm sure that happens more often than that. So what you do in the skeleton argument is to pose the question that you want the judge to answer. In some cases, you in effect give an outline of the judgment that you want him or her to make. The civil procedure rules, part 52, says that a skeleton, and I quote, must contain a numbered list of the points which the party wishes to make. These should both define and confine the areas of controversy. Each point should be stated as concisely as the nature of the case allows. So the skeleton is a summary. It builds on the particulars of claim and the defence and effectively replaces them. So it says what the hearing is about, it gives an agenda for the hearing, it gives a summary of the main points to be made, it gives the relevant background to the case, so it sets out the steps until this point. It sets what the propositions and arguments are which the party is going to develop. It often provides a list of abbreviations to be used in the case, a list of the persons who are involved in the case, and provides a chronology. It identifies page numbers in the bundle for the judge to read in advance, and it sets out any pre-reading and the likely time that that will take. Now, the normal rule is to file and serve on the other side the skeleton argument at least 21 days before the date of the hearing. But in relation to what we call interlocutory applications, that is just for case management, it may be 7 days. That depends on the court or tribunal. Usually, the skeleton arguments have to be served at the same time, but some courts have the appellant or the claimant first, and then within a certain time the other party. So the advantages are that it allows for shorter hearings, the judge can prepare more before the hearing, it prevents the need for dictating things to the court, and it can demonstrate what is really in contention between the parties and what is either agreed or close to being agreed. Now, there are some disadvantages. I mean, broadly, I'm very much in favour of it. I sit part-time as a judge on employment cases, and it does make it much easier to approach the hearing. But there are disadvantages. Sometimes it can make the hearing a bit wooden. It can detract from oral advocacy. And it does sometimes mean that people, barristers, don't put as much as they otherwise would do into the oral advocacy. So it is important to see it as a framework in which the oral advocacy can take place. And it is, of course, important to ensure that the skeleton arguments are not too long.
In the Court of Appeal, it must be no longer than 25 pages, and the type must be, I think it's less than 14 types. And there's quite a lot of judicial criticism of long skeleton arguments. So a judge said of a skeleton argument, not mine, I'm happy to say, it was difficult to read, disgusting to touch because it had coffee stains all over it, and impossible to understand. It is worse than no skeleton at all. And the Court of Appeal, in a case called Cengiz and the Serious Fraud Office, was given a skeleton of 100 pages of, quote, summarized arguments. And the Court of Appeal said the skeleton arguments were much too long to be of immediate assistance. Part of the arguments were devoted to speculation about the other side's motives for taking a particular step. Such speculation is very unlikely to be of assistance or persuasive. That length obscures the points which are germane to the resolution of an appeal rather than assisting in their determination. So a skeleton argument should be clear, it should be persuasive, it should be relatively short, it should lead on to the oral argument. And it's not to be confused with the sort of court briefs which you get in the US, which read like a book, a script for a lecture to a class of law students, professorial style commentary on the strengths and weaknesses of the case, an impassioned speech, an introductory warm-up to a group therapy session, the first draft of a law review article, or private shorthand jottings. And when I've been sitting, I've had all eight of them, all of those eight. In different forms. Hannah's going to talk a bit more about this, but the skeleton arguments aren't available to the public. The cases in the Supreme Court are, but not normally, but the public can make an application under the civil procedure rules for access. Just finally, I just wanted to say, to answer the question that we were discussing at dinner on Wednesday night, and that is, well, what is the sanction if the skeleton argument is not produced, or the skeleton argument it doesn't comply with the rules? And in truth, there isn't much of a sanction, but I would say that 99% of barristers and solicitors do comply with the rules. And it's really, these are the sanctions, although not really sanctions. The first is costs. If a skeleton argument isn't produced or it's too long, the party can be disciplined in costs. Secondly, the sort of public shaming that comes from a judge saying that this skeleton was difficult to read and disgusting to touch, because all of us will be looking to see who the barrister was who did that. And there's also in Britain something I don't think that you have so much here in Italy, and that is that if you want to become a KC or a part-time judge or a full-time judge, you need references. You actually need 12 references for most of these positions. And one of the things that may be taken into account
is the way that you present to the court. So that's all I wanted to say, and back to you, Jacqueline. Thank you so much, John, for this precious contributions. Quindi ringraziamo il collega King's Counsel, appunto, per questo contributo interessantissimo. E do ora la parola alla nostra altra barrister, Hannah Hinton. It is an honor and a pleasure to have you here, Hannah. Grazie. And Hannah ha già almeno 15 anni di practice come barrister. I barrister sono gli avvocati specializzati in andare in corte, per chi di voi non fosse familiarissimo col sistema. E ha in più, si parlava ieri sera di questa continuità tra l'avvocato, quindi il barrister, e la funzione poi giudicante. E infatti Hannah ha due funzioni in quanto giudicante, una come assistant coroner, quindi, e una per una football association di cui ci parlerà. E quindi la ringraziamo per essere con noi, anche perché lavora anche per il governo, quindi sarà particolarmente interessante sentire cosa ci racconta. Anche per lei c'è questa brutta traduzione, e scusate se ogni tanto skeleton argument, quindi ossatura di argomentazione, è rimasto tradotto come argomentazione scheletrica da ChatGPT, dall'intelligenza artificiale, e non da mai rivisto. Quindi... Grazie mille, Jacqueline. Anche buongiorno, è un grande piacere esserlo. Mi dispiace non parlo bene italiano. Per alcuni questa sarà una lezione di inglese. Ho chiesto consiglio a una collega italiana per il mio discorso. Mi ha suggerito di dirti, nel mio miglior italiano, che sono d'accordo con John Bowers, e dire Roberto Mancini è il miglior allenatore di calcio. Puoi sedersi. Cercherò di fare meglio, ma ora in inglese. Bravo. There are many... There are many uses for the skeleton argument or written submission in proceedings across all areas of law throughout the United Kingdom. These documents are the advocate's tool to persuade a court or tribunal to explain what they want and why they should get it. They are also documents of public record. Journalists and others may be permitted access to written submissions filed on behalf of the parties in each case. In the case of Cape and Dring, decided by the Supreme Court, an employment case, they examined the principles of open justice, saying this: the principal purposes of the open justice principle are twofold, and they may well be others. The first is to enable public scrutiny of the way in which courts decide cases, to hold the judges to account for the decisions they make, and to enable the public to have confidence that they're doing their job properly. But the second goes beyond the policing of individual courts and judges. It is to enable the public to understand how the justice system works and why the decisions are taken. For this, they have to be in a position to understand the issues and the evidence adduced in support of the parties' cases. In the olden days, it has often been said, the general practice was that all the arguments and the evidence was placed before the court orally. The modern practice is quite different. Much more of the argument and the evidence is reduced to writing before the hearing takes place. Often documents are not read out. It is therefore difficult, if not impossible, in many cases, especially complicated cases, to know what's going on unless you have access to the written material. The skeleton argument is not read out in court.
It is developed by the advocate. A judge will not thank you for standing in front of him or her reading a document which they've already read. This is why the public now may be entitled to copies of the arguments that have been filed. It is as important as the oral submissions in court themselves. I'd like to explain to you the different uses for the submissions at different levels of the court and tribunal service. Firstly, it is important to know your tribunal before you start drafting your skeleton argument. A busy magistrate's court dealing with 30 cases a day is not going to thank you for a long written document. If on a particular issue they want a fuller document, then they will ask you for that. They will set a timetable for you to prepare it, giving both sides a fair, reasonable opportunity to do that. And the time frame is much of a dialogue between the judge and the parties. If you ask for something reasonable, you are usually given that time. The courts apply what is known as the overriding objective, which is to treat the parties fairly and to deal with the court's business efficiently. Professional judges do not need a lecture in law. They will, however, need to know the legal test they are required to apply and any relevant jurisprudence on the issue in dispute between the parties. It is your job with the skeleton argument to put that clearly and succinctly in your document. Famously, Mark Twain said, "I didn't have time to write a short letter. I wrote a long one instead," illustrating the point that a lot of work goes in to making concise, relevant skeleton arguments. It is easy, for example, to cite lots of law, to cite, refer the judge to the evidence, but what really matters is the analysis. You are to demonstrate how the facts, how the evidence fuses together with the law to reach the outcome that you want. The appeal court, unlike the courts of first instance, don't tend to hear witness evidence. And in those cases, the skeleton arguments are more detailed because that is how the Court of Appeal understands what they are being asked to decide. For example, not every point that's argued by a party at first instance will be raised in the appeal. There will already be a transcript of the evidence, and you will then be arguing why the judge or the jury reached the wrong conclusion on the facts or the law or both, depending on your argument. May I give you an overview of the court structure? The Supreme Court of the United Kingdom is the highest appeal court. There's no jury, but justices of appeal. These are the most experienced judges in the country. There are 12 judges, as opposed to the hundreds I hear that you have at that level. Most cases get filtered by the High Court before they reach a hearing in the Supreme Court. And although not accurate, I think there are around 100 cases a year that are heard by the Supreme Court justices. Sitting below them is the Senior Courts of England and Wales, which includes the Court of Appeal, which has a civil division, and the High Court, which has three divisions: the King's Bench Division, recently named after the Queen's passing, the Chancery Division, and the Family Division. Most High Court cases are heard by a single judge, but certain kinds of proceedings are assigned to a divisional court, which is two or more judges, one being a Lord Justice of Appeal. These are very elite judges, and they are very well respected by the advocates that appear before them.
Then we have the Crown Court, which is a criminal court sitting with juries who decide whether or not a person is guilty. The Crown Court also sits as an appeal court in cases decided by the magistrates or district judges. There are county courts, family courts, magistrates' courts, which hear cases at first instance, and these are heard by judges or justices of the peace. Then we have special courts and tribunals for specialist work, such as inquests into suspicious deaths, which are heard by coroners sitting with juries sometimes, and tribunals hearing tax, employment, healthcare, etc. The list goes on. One thing they all have in common, however, with the exception of juries, is that they receive written documents from the parties to a case to help them decide the outcome. So, mastering the art of drafting. If there is a one-size-fits-all approach, that is the need for clarity, concision, structure, and the detail that John explained. These are the cornerstones of a good skeleton argument. I will give you three tips. Number one, ensure that you get the law right. A skeleton argument needs to be well researched and legally correct. If you are appearing in front of the same judge on a regular basis and making frequent errors, then you will not gain the court's trust, which can be damaging to the overall impression that you give, and therefore that has an impact on the success of your case. Secondly, keep your quotes brief and to the point. Don't quote too much from a case in your written argument. It wastes your word count. It's not necessary for a professional judge. You can cite the paragraph numbers and then refer the court to that in your oral submission. Apply the law to the facts. Persuade the court that what you're asking it to do is lawful, is within their power, which may be a discretion, and explain what their powers are and the burden of proof. Thirdly, don't hold back. The skeleton should not miss anything out. You don't need to detail everything, but you must flag up all the points you will be making. Most tribunals will penalize you if you do not. Now I will give you some examples of drafting from my experience. Extradition cases. Firstly, what is extradition? This is the law governing the surrender of individuals between states for the purpose of prosecution to stand trial for criminal offences or to enforce sentences in cases where persons have been convicted and fled their country. For 10 years now, I have been kept busy with plenty of work from the Italians. This may be because the criminal process can be slow and suspects are free on bail because the criminal proceeding takes some time to conclude. Or suspects are getting better at hiding and like the idea of the British weather. For example, I represented the Italian government when a mafia boss was discovered hiding in London after 20 years on the run, which made interesting international news at the time. We used to call the relationship between the UK and Italy a relationship between friendly states. After Brexit, there may be a new word for that, but the principles are more or less the same. And business for suspected murderers, drug or sex traffickers has, perhaps regrettably, continued. Dealing with the first instance, the specialist judges deciding these cases set a timetable. There are usually three key documents. Firstly, we call it a statement of issues. This is a written document setting out challenges being raised. It is very short. It highlights to the court and the judicial authority what to expect at the final hearing.
I usually set out a short introduction explaining why the person is requested for extradition, and then list the arguments that will be run, citing the legislation. Secondly, we have an opening note. This is the prosecutor's note of what the law is and why the person should be extradited based on the evidence. And finally, the skeleton arguments exchanged by the parties. This is the document persuading the court to grant the person's freedom, and the usual rules apply. In addition to this, the written word is used as a tool to obtain and seek permission, for example, to rely on expert evidence. In legally aided cases, as opposed to private funded cases, barristers' advice is on evidence suggesting it be gathered from experts, such as lawyers with knowledge of the points in the requesting country, is submitted to the legal aid agency. And this is to progress the case at the evidence gathering stage. Another example is a written submission persuading a judge to give rulings in your client's favour on the admissibility of evidence and these sorts of things. At the second instance, at the appeal court, there are very strict rules governing what the skeleton argument must contain. And I'll cite from the civil procedure rules, not at length, you'll be happy to hear, to give you a flavour of what the rules expect of the advocate. In every case, an appeal notice must identify the grounds of appeal on which the appellant relies, summarise the relevant facts, identify any document or material that the appellant thinks the court will need to decide the appeal. If the appeal is out of time, the advocate must explain what the defendant did to ensure it was served as soon as it could be, and include any evidence the defendant relies on in support. Where the appeal is against a magistrate's court, the advocate must identify the question of law or fact, or otherwise the errors made by the judge, and explain what decision it should have made in the view of the parties. These examples show the rules are very particular, so the advocate understands what the court needs. Turning to criminal cases, in crime for the last 20 years, there has been an obligation to file a skeleton summary in advance of the trial, setting out the basis of the defence. Identify which elements of the prosecution case the defendant disagrees with. The purpose was to outlaw ambush defences, surprise defences being raised at trial. The defence case statement should identify what the defence will be, such as alibi, mistaken identity, self-defense, etc. And the sanction for not raising matters at trial, which contradicts what was said in the earlier submission, is the prosecution can ask questions on the differences with the leave of the judge, and the jury may be given a copy of the document. The sanction for not putting a defence case statement in at all is the same as failing to answer questions at interview. That is, the jury will be directed, although they cannot convict on this basis, they can draw an adverse inference against the defendant if they think he is raising matters at trial just because they're not true and he's been buying time to think of the defence. We now give a written document to juries called a route to verdict in some cases where the law may not be so clear. These documents are agreed with the judge in advance. So again, in criminal cases, the written document is very, very important.
Turning to other tribunals and some more general points before I conclude, there is not sufficient time, unfortunately, to go through all the practices of the various jurisdictions within the court service. Suffice to say, each has a separate set of rules, and the expectation is exactly the same. The skeleton needs to be clear, concise, relevant, and legally correct. Of course, some cases are extremely complex. Evidence is given over weeks of court time, and that's difficult to summarize in 25 pages. I have recently finished a case where submissions were 100 pages long, and the tribunal didn't complain. It recognized the case was complex, and the skeleton was preferred over oral submissions. In my opinion, rather than having a list of good points, developing the best ones first, it is good to be realistic with your clients. Get rid of the points which are never going to succeed. If you imagine writing a skeleton argument, what the court's judgment will look like, it's a good way to think. A judge is not going to accept irrational submissions. It will be writing a judgment and will be greatly assisted by the advocate's written documents, which follow a clear order and cover all the points. I'm afraid I have seen some long-winded submissions in Italian cases, which have not focused on all the issues. This may please clients, but it would not cut it in our courts. As John has explained, and I'll reiterate, the current judicial review practice guide emphasizes skeleton arguments not filed in compliance with the rules will be refused and returned. And nobody wants that, especially if they're not going to get paid for them. Thank you very much for listening. Thank you very much, Hannah. Thank you both for adding such compelling evidence and a new perspective to our conference. So we really thank you. And I call here now, chiamo qui la professoressa Pagni per l'ultima relazione. You may be interested to hear that while we were speaking, our Minister of Justice has had to resign because of bullying allegations being upheld by a fellow KC. So it's a really momentous day. Bene, la professoressa. Professoressa Pagni è, oltre che componente del nostro PRIN, e professore ordinario di procedura civile all'Università di Firenze, oltre che avvocato, e membro di diverse di quelle commissioni ministeriali di cui si parlava ieri. Quindi, per ricordarne alcune, quella appunto per il gruppo di sinteticità del Ministero della Giustizia, che appunto ha iniziato la riflessione sulla sinteticità, a cui credo proprio la professoressa abbia poi fatto aggiungere e diventare l'endia di chiarezza e sinteticità nelle relazioni successive, già iniziata appunto dal 2016 e coordinata dal Presidente Mura, e ora in quest'ultima recente di cui ci parlava appunto il Dottor Mura ieri. Quindi cedo senz'altro la parola. Grazie Jacqueline. Allora, io vorrei riprendere alcuni degli spunti che sono emersi nell'incontro di ieri e in quello di oggi. Non è facilissimo perché le cose dette sono state tantissime e questa non è una relazione conclusiva, ma è una relazione, perché poi la chiusura del convegno è affidata a Jacqueline Visconti. Credo che sia opportuno ripartire dal fatto che all'esito di questo convegno è emerso con chiarezza, secondo me, che l'atto di parte risponde a diversi generi letterari. Cioè non abbiamo un atto di parte, abbiamo più atti di parte.
e questi più atti di parte in qualche modo, proprio per la loro funzione, devono avere necessariamente un diverso contenuto anche dal punto di vista di chiarezza e sinteticità. Quindi tutti i dubbi che emergevano ieri, per esempio con riferimento a chi dovesse essere il destinatario dell'atto, quando l'avvocato della pietra diceva in fondo se devo scrivere alla mia controparte preferisco scrivere in maniera oscura perché altrimenti facilito il suo lavoro, è una considerazione corretta, così come quella per la quale se ci si rivolge al giudice bisogna invece avere un discorso il più lineare possibile. Insomma, sono tanti aspetti che devono essere tenuti presenti e soprattutto in un incontro in cui si vedono, si confrontano giuristi e linguisti, il problema è al tempo stesso quello delle parole, quello della costruzione del periodo, quello della costruzione del ragionamento. Probabilmente quello della costruzione del ragionamento interessa più giuristi, gli altri due aspetti interessano tanto i linguisti quanto i giuristi. Quindi dobbiamo parlare un linguaggio misto, dobbiamo individuare una sorta di mediazione culturale, anche questo termine è stato utilizzato ieri, fra noi, anche fra le diverse competenze, le diverse professioni, ripartendo, io credo, da quella sentenza del Consiglio di Stato del 2015 che ha chiarito molto bene che l'essenza della sinteticità in realtà risiede proprio in un profilo di proporzionalità fra molteplicità e complessità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola. Ecco, se si parte da questa considerazione del Consiglio di Stato, è un po' sorprendente che l'abbia fatta il Consiglio di Stato, quando al tempo stesso è proprio davanti al Consiglio di Stato che si sono affermate le regole più rigide in punto di sinteticità, più ancora che non di chiarezza. Se partiamo da questo, credo che diventi chiaro come in fondo la sinteticità ormai è chiaro essere semplicemente una organizzazione corretta del ragionamento in funzione dello scopo dell'atto. È quello che ci ricordava il presidente Mura ieri quando ci invitava a leggere anche l'articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile come una norma esortativa a scrivere meglio e non come una norma prescrittiva di gabbie troppo rigide. Però credo anche che per come è scritto attualmente l'articolo 46 si debba fare un'operazione di interpretazione abbastanza forte per poter considerare che questo articolo 46 non sia in realtà invece un ritorno indietro. Quindi il percorso che abbiamo fatto all'epoca della Commissione nel ragionare di chiarezza e sinteticità rischia di essere riportato indietro nel momento in cui l'articolo 46 sembra parlare d'altro. Ora, nella sua bella relazione l'avvocato Larentis ieri scherzava sull'utilizzo di chiarezza, sinteticità e specificità. Ironizzava sul fatto che questi aggettivi ritornano e si abbinano fra loro in maniera apparentemente sempre diversa. In realtà è vero che si abbinano in modo apparentemente diverso, ma qui c'è proprio una precisa intenzione del legislatore, perché l'uso degli aggettivi è mirato per la particolare funzione dell'atto in quel determinato momento. Ci ritornerò fra poco. Quindi è importante partire dal presupposto che il principio della libertà delle forme, articolo 121, e le norme poi del codice di procedura civile che sono state adesso introdotte, sono norme che rassicurano. Rassicurano in una logica di insistere molto di più su un'operazione culturale che non di insistere su una sostanzialmente impostazione di tipo prescrittivo. L'articolo 46 fa un altro effetto. Fa un altro effetto perché in fondo in quell'articolo 46 si parla di quattro cose: gli schemi informatici degli atti giudiziari, la strutturazione dei campi, i limiti degli atti processuali, i criteri redazionali. Sono quattro nozioni diverse che si abbinano solo in parte fra loro e questa dei criteri redazionali compare solo nel momento in cui si dice che la violazione dei criteri e dei limiti non può essere motivo di invalidità dell'atto, ma può essere motivo di condanna alle spese. Personalmente io non credo che la condanna alle spese sia poca cosa, lo dico sempre, l'ho detto anche in altre occasioni, non credo che sia corretto far pagare al cliente la prolissità del suo avvocato. Penso che sarebbe più giusto che in partenza il cliente sapesse quali sono i rischi nei quali incorre nel momento in cui l'avvocato vuole scrivere troppo. Perché è vero, lo abbiamo detto anche ieri, talora l'avvocato scrive troppo perché è il cliente che glielo chiede, qualche volta l'avvocato scrive troppo perché non sa scrivere poco. E siccome è giusto che questa scelta fra un'opzione e l'altra sia rimessa al cliente, che poi è colui che alla fine sostiene i costi, è giusto anche che gli sia messa in anticipo nelle mani la possibilità di decidere se optare per un atto lungo o per un atto più breve e più sintetico.
Allora, nel momento in cui andremo a lavorare sull'articolo 46, il Presidente Mura ci ha rassicurato molto bene ieri sul fatto che non ci saranno autorizzazioni, che cercheremo di ricondurre il tutto anche lì a un'operazione culturale e insistere più sui criteri di redazione che non sui limiti dimensionali. Però i limiti dimensionali ci sono. E giustamente, io riprendo di nuovo le parole dell'avvocato Larentis che mi hanno molto colpiti. Siamo partiti, lui diceva, da un momento in cui il giudice era semplicemente un po' a disagio, per arrivare a un momento in cui il giudice è diventato insofferente e poi è diventato addirittura intollerante. Ora, la cosa potrebbe valere nella reciproca, perché giustamente i limiti dimensionali riguardano anche le sentenze dei giudici. Ma è più difficile che ci sia insofferenza verso una sentenza troppo lunga, anzi semmai è più facile che ci sia insofferenza verso una sentenza troppo breve, perché ci sono sentenze in cui la motivazione è così breve, così apparentemente sintetica da essere apparente. E quindi dimentichiamoci per un momento le sentenze dei giudici, perché rispondono a altre logiche e altri criteri e hanno anche un destinatario diverso, perché alla fine il destinatario è sempre il cittadino, mentre l'atto di parte ha questa funzione, ha questa destinazione un pochino mista, che è quella che ricordavo all'inizio, che ci condiziona nella ricostruzione del tema della chiarezza e della sinteticità. Si dice i limiti servono perché operiamo oggi in una logica di efficienza. La logica di efficienza impone che si vada rapidamente, ma al tempo stesso l'efficienza deve essere combinata con l'effettività della tutela. Questi due principi devono andare sempre di pari passo. E per far andare efficienza e effettività della tutela di pari passo, bisogna lavorare contemporaneamente, secondo me, su più piani. Il primo piano è certamente quello dell'incontro di ieri e di oggi, la scelta di un linguaggio appropriato. Il linguaggio deve essere tecnico, ma al tempo stesso comprensibile all'utente, con attenzione anche alle singole parole. La banca dati Atti Chiari aiuterà in questa direzione perché ci consentirà di fare una riflessione maggiore sull'utilizzo di questa o quella espressione. La tecnica di redazione dell'atto. La tecnica di redazione dell'atto è intesa non solo come organizzazione del ragionamento, ma anche come esposizione efficace. Anche su questo punto vorrei tornare, perché quando noi ragioniamo di atto scritto, il nostro atto scritto è in sostituzione dell'oralità. La differenza rispetto agli skeleton arguments di cui abbiamo parlato fino ad ora è che sostanzialmente quelle sono delle impostazioni in vista di udienze in cui si discute però oralmente della causa. E allora è giusto dare un'indicazione di argomenti alla Corte e al tempo stesso non ci dimentichiamo che quella Corte ha un case management, ha un potere di gestione del processo che in Italia, nonostante l'articolo 175 del codice di procedura in qualche modo rimetta al potere direttivo del giudice la scelta sul tipo di processo che deve essere svolto, però si inquadra all'interno di binari precostituiti. Quindi sono due mondi sostanzialmente diversi, in cui la cosa paragonabile sarebbero delle note d'udienza depositate prima, nelle quali si indica alla Corte l'argomento di cui si vuole parlare. Il Presidente Mura e la professoressa Visconti, quando abbiamo lavorato al tema della chiarezza e sinteticità, abbiamo lavorato, te lo ricorderai, anche sulla sinteticità nell'oralità, perché ovviamente anche una discussione in giudizio deve essere sintetica, ma la discussione in giudizio è più facile che sia sintetica perché si vede lo sguardo di chi ascolta. Io fra poco perderò la vostra attenzione e mi renderò conto che devo in qualche modo accorciare il discorso. Viceversa, quando si scrive non si può sapere in anticipo in che momento il lettore si annoierà. E quindi la costruzione del ragionamento, l'organizzazione degli argomenti, la prosa efficace sono sicuramente più complicati come obiettivo da raggiungere di quanto non lo sia in una discussione orale. Poi ancora noi dobbiamo recuperare il gusto del bello scrivere, perché comunque sia, e Federico Bambi ce lo ricorda sempre, possiamo usare or bene, or dunque, tutto quello che vogliamo, purché il linguaggio sia sorvegliato. Non ci devono essere, lo riprenderò alla fine, gabbie di quella che poi è un'espressione della manifestazione del pensiero. Quindi dobbiamo di nuovo tenere insieme questi vari aspetti, il recupero del gusto per il bello scrivere, che deve corrispondere però a un atto che deve essere comprensibile per chiunque. E ancora il punto d'incontro fra esigenze che sono ugualmente stringenti, sintesi e concisione da un lato, necessità di prendere posizione su tutti gli argomenti avversari e nel caso delle impugnazioni individuare con esattezza i capi di pronuncia che si vanno a impugnare. Credo che sia importante, siccome sulla scelta delle parole e sulla costruzione del periodo i linguisti in questi anni ci hanno aiutato, ci hanno spiegato se utilizzare l'ipotassi e la paratassi, ci hanno detto quali parole utilizzare,
ma non ci potevano aiutare sul terreno della costruzione del ragionamento giuridico, ovviamente. Qui possiamo soltanto riprendere le indicazioni della retorica e cercare di costruire l'atto scritto secondo quelle indicazioni, abbinandolo, dicevo prima, a uno stile che deve essere sufficientemente efficace. E allora cerchiamo di vedere prima, perché è stato ricordato anche ieri, quali sono le regole processuali che veramente condizionano il contenuto dell'atto. Perché quando giustamente si è ricordato che gli atti del processo, parlo del processo civile, perché nel processo penale si parla molto di più e si scrive molto meno, nel processo civile si tende sempre meno a scrivere, e qui apro una lunga parentesi, lunga per modo di dire, quando parliamo di oralità non ci dimentichiamo quanti sono gli avvocati che preferiscono riportarsi agli atti. E non se ne devono vergognare, ma è lo stesso Mortara che tanti anni fa ci ricordava che è molto più facile nel silenzio, nella calma, nella tranquillità del proprio studio, vale per l'avvocato e per il giudice, poter riflettere sugli argomenti da utilizzare. Non tutti sono bravi a rispondere all'impronta. Condurre una discussione orale è spesso complicato, se si devono individuare argomenti nuovi e replicare all'impronta l'argomento avversario. Si finisce allora per riprendere cose già dette oppure, appunto, più onestamente limitarsi a riportarsi agli atti. E allora l'oralità non è una vera oralità, è semplicemente un surrogato di quello che dovrebbe essere una discussione davanti a un giudice. Chiusa questa parentesi e venendo alle regole, noi dobbiamo essere onesti con noi stessi. Non tutti gli atti del processo civile hanno delle regole precise. Alcuni atti ce le hanno e con questi dobbiamo fare i conti, altri atti sono a contenuto veramente libero. Ma anche in quegli atti noi finiamo per farci condizionare da regole che ci diamo noi stessi. Cerco di andare abbastanza rapidamente perché poi altrimenti annoieremmo gli amici linguisti. Gli atti introduttivi, e li leggo alla luce della riforma. Quando si parla di chiarezza e specificità con riferimento agli atti introduttivi, si fa un'operazione tecnicamente molto corretta. Da un lato si dice l'atto deve essere chiaro, dall'altro si dice bisogna che l'enunciazione dei fatti e la contestazione dei fatti sia altrettanto specifica. Se noi andiamo a prendere un atto di citazione di Calamandrei che si riferisce a un ragazzo che ha preso un sasso in un occhio perché giocava con l'amichetto e l'amichetto ha visto delle cavallette, non so cosa ci facessero delle cavallette su un muretto, le ha confuse con delle farfalle, ha tirato i sassi contro il muretto e ha finito per prendere l'amichetto nell'occhio, ecco, la descrizione dei fatti di questo atto, un atto semplice, è praticamente di 7-8 righe. La parte di diritto, l'argomentazione in diritto, è di altre 10 righe, non di più. Chiaramente un processo in cui dopo tutto il resto può ancora essere sviluppato. Però che cosa succede? Succede che la controparte di quest'atto così semplice non contesta alcune delle circostanze che Calamandrei pure ha enunciato nell'arco di una paginetta. Eppure i fatti erano stati elencati in maniera specifica. Non contestandoli in maniera specifica, anche se allora il principio di non contestazione, così come lo conosciamo oggi, non c'era, alla fine Calamandrei vince la causa, non perché fosse Calamandrei, ma perché la controparte non aveva contestato specificamente i fatti. Questo è il motivo per cui, siccome non sempre i fatti sono raccontati così chiaramente come li ha raccontati Calamandrei, qualche volta sono raccontati in modo confuso, qualche volta il fatto è mischiato col diritto, l'articolo 167, prima ancora l'articolo 163 nella riforma, dicono e utilizzano l'avverbio specificamente. Quindi quando l'avvocato Larentis giustamente ironizzava sull'uso degli aggettivi e degli avverbi, il riferimento deve essere fatto in questa chiave. La specificità ha una funzione molto precisa, aiuta la chiarezza dell'atto, aiuta la comprensione di quello che è il tema di causa. Poi noi, sempre nella stessa logica, abbiamo negli atti introduttivi di primo grado una serie di regole, perdonatemi se uso il latino, in tema di mutatio e emendatio libelli. Uso il latino perché qui mutatio e emendatio libelli sono concetti molto più chiari di qualunque altro concetto e lo sono anche traslatio iudici, perpetuatio jurisdictionis. Sono termini tecnici che ci consentono con due parole di esprimere un concetto che altrimenti occuperebbe due righe. Allora, nel momento in cui noi andiamo a scrivere le memorie integrative, che siano prima dell'udienza o dopo l'udienza, con la riforma Cartabia vengono anticipate, cambia poco, hanno sempre lo stesso contenuto, quelle memorie servono soltanto per le variazioni e per le richieste di prova. Allora, è vero quello che diceva un avvocato ieri, che noi abbiamo la preoccupazione che il giudice non legga tutto quello che abbiamo scritto.
Ma questo vale quando andiamo a scrivere l'ultimo atto, non vale quando andiamo a scrivere l'atto intermedio. Quando andiamo a scrivere l'atto intermedio, gli atti introduttivi hanno un contenuto bloccato, l'atto finale ha quelle conseguenze di cui dicevamo, ma l'atto intermedio ha una sua funzione propria, eppure ricominciamo da capo anche lì. Ricominciamo da capo anche lì, ma diciamoci la verità, per un po' di nostra insicurezza, perché qualche volta non sappiamo cos'è la mutatio, cos'è l'emendatio, cos'è la precisazione, cos'è l'inammissibilità della prova, e finiamo per mettere nel medesimo atto tutto quello che ci viene in mente di scrivere. Quindi un po' d'autocritica, da un lato sono le regole del processo che condizionano, dall'altro quelle regole del processo, che in questo caso ci dicono poco o niente, ci consentono di scrivere degli atti che effettivamente possono essere non più di 6-7 pagine. Sulle impugnazioni il discorso è ancora diverso, non vi voglio annoiare con la redazione, la tecnica della scrittura dell'articolo 342 e 434. Lì c'è stata un'incomprensione nel momento della stesura finale della norma, caduto il governo, il ministero ha dovuto affrettare i lavori, ha redatto nell'articolo 342 e 434 quello che il gruppo di lavoro aveva scritto con un'altra logica. Qui mi limito a questa considerazione. L'inammissibilità non può riguardare il modo dell'esposizione. Non si può pensare che non esporre in modo chiaro e sintetico sia motivo di inammissibilità. Quello che il testo della norma aveva detto era che a pena di inammissibilità doveva essere il contenuto. Quindi io posso, devo esporre in modo chiaro e sintetico le violazioni di legge e la loro rilevanza, gli errori nella ricostruzione del fatto e la loro rilevanza. Quegli sono gli elementi che devono essere nell'atto di appello, il fatto di doverli esporre in modo chiaro e sintetico non è motivo di inammissibilità. Ora, la norma è stata scritta in un'altra maniera, ma niente impedisce di leggerla con un po' di intelligenza e riportarla alla funzione originaria. E nella stessa logica, guardare come un sostantivo come illustrazione, che è stato introdotto nell'articolo 366 con riferimento al ricorso per Cassazione, serve di nuovo ad alleggerire l'atto. Perché in assenza di quel illustrare il contenuto di atti, documenti, contratti che è stato introdotto con la riforma del 2022, in assenza di quell'illustrazione, dicevo, noi ci troveremmo con il rischio che qualcuno pensi di dover trascrivere all'interno dell'atto il contenuto dei contratti, accordi e documenti, appesantendo ulteriormente l'atto di causa. Quindi in realtà la riforma ci dà delle indicazioni di alleggerimento e declina correttamente i principi di chiarezza e sinteticità, poi il resto sta a noi. E allora veniamo a quel discorso sulla costruzione del ragionamento. In tante altre occasioni abbiamo ricordato che, secondo quelle che sono le regole della retorica, l'organizzazione degli argomenti sostanzialmente si caratterizza per 5 passaggi, di cui 4 necessari e uno rimesso al gusto di colui che redige l'atto. L'esordio. L'esordio è l'elenco sintetico delle argomentazioni che si andranno a introdurre in causa. Guardate, l'articolo 46 delle disposizioni di attuazione parla di un indice e di una sintesi di argomenti. Potremmo volerla leggere come operazione culturale e immaginare che l'articolo 46 così introduca una sorta di esordio. Poi abbiamo la narrazione e l'esposizione dei fatti, come esporre i fatti è rimesso al gusto di chi scrive, ovviamente l'esposizione, qualunque sia l'ordine dei fatti che andiamo a dare, deve essere però specifica per quello che dicevo prima con riferimento al principio di non contestazione. Il punto più delicato è l'argomentazio, l'esposizione degli argomenti, perché qui il problema vero è non tanto quando introdurli, perché su questo abbiamo le preclusioni del processo che ci impongono in quale momento temporale della causa possiamo introdurre un certo argomento, ma semmai il profilo del come. Il profilo del come che ci porta a domandarci se è meglio mettere all'inizio gli argomenti più forti, se è meglio metterli alla fine, oppure se è meglio metterli all'inizio e alla fine tenendo conto del fatto che il lettore medio normalmente si addormenta a metà e quindi si risveglia in qualche modo alla fine dell'atto. Poi però ci troviamo, e questo è un rischio, che nelle indicazioni con riferimento all'articolo 46 qualcuno immagina che invece si debba seguire nell'esposizione degli argomenti quell'ordine delle questioni che l'articolo 276 del Codice di Procedura Civile immagina, dimenticando che un giudice può sempre decidere la causa sulla base della ragione più liquida. Cos'è la ragione più liquida? Lo dico per i linguisti. La ragione più liquida è quell'argomento che da solo riesce a chiudere ogni discussione. Un credito del quale si fa una gran discussione, un gran parlare, in realtà si è prescritto. Perché andare a esaminare tutte le ragioni per cui quel credito è sorto, quando basta vedere che sono passati 10 anni e a questo punto di quel credito non si può più discutere? Questa è la cosiddetta ragione più liquida, una brutta traduzione italiana di un'espressione tedesca. E allora la ragione più liquida può essere l'argomento forte, il colpo di scena.
volendo rapportare quello che è un tema di diritto processuale con un profilo da sceneggiatura di film, l'avvocato che scrive l'atto potrebbe dire, visto che poi il giudice, abbiamo scoperto, fa letture selettive, cioè in buona sostanza va col cursore alla parte che maggiormente gli interessa, che ci sarà una ragione più liquida che gli consentirà di decidere la causa. E poi ancora l'epilogo. L'epilogo è obbligato perché sostanzialmente sono le conclusioni dell'atto. La libertà sta nella digressione, quel quinto elemento che non è obbligatorio, che si può inserire per accrescere l'enfasi del discorso. E allora questo ci porta a quello che dicevo, mi avvio abbastanza rapidamente alla conclusione, quello che ci dicevo sul fatto di quale deve essere lo stile del discorso scritto. Vedete che ossimoro, lo stile del discorso scritto. Alla fine noi, come dicevo prima, non abbiamo un discorso orale, abbiamo un discorso scritto. E allora dobbiamo cercare di riversare nel discorso scritto tutto quello che ci hanno insegnato quelli che invece la retorica la conducevano oralmente. Penso a Cicerone. E quando Cicerone si domandava se era meglio un linguaggio fatto di tecnicismi che annoia da morire o un linguaggio veemente che non annoia per niente, ma che qualche volta è un po' ridicolo perché bisogna anche tener conto della differenza fra una causa e l'altra, evidentemente si preoccupava di una veemenza eccessiva nell'oralità. E come rapportare la veemenza eccessiva nello scrivere? I caratteri gridati. Quando tante volte noi mettiamo l'accento anche nel nostro lavoro sui grassetti sottolineati, ce lo ricordavano ieri i giovani che hanno lavorato sulla banca dati, noi possiamo vedere anche gli stili del carattere. Ecco, quello è un modo di portare un'eccessiva veemenza all'interno di un atto scritto e dovrebbe essere abbandonato, non del tutto, bisognerebbe gridare ma non troppo. Può contribuire l'università alla costruzione di questo giurista in formazione che sappia leggere e scrivere? È evidente che ci dobbiamo dire di sì, al di là delle smorfie che vedo dalla prima fila. Ci dobbiamo dire di sì perché non per niente i vari corsi di perfezionamento che stiamo facendo all'Università di Firenze, ma anche in altre università, servono proprio a formare il giurista che sappia leggere e scrivere. Il problema è che deve sapere parlare e scrivere, deve appunto sapere contemporaneamente scrivere e parlare. Cioè non si può considerare la redazione di un atto analoga a una tesi di laurea o una relazione. Perché è vero, si scriveva poco, si scriveva forse soltanto al momento della tesi laurea, ma in realtà si scriveva anche al momento delle relazioni, delle tesine, capitavano delle occasioni di approfondimento, ma non ci insegnavano a scrivere degli atti di parte. Perché c'era una minore attenzione, probabilmente, a questo tema, perché tutto sommato questo si intreccia con l'insegnamento del metodo universitario, se sostanzialmente un insegnamento in Italia deve essere fatto per casi e questioni, per simulazioni di processi, per cliniche legali o deve essere fatto secondo quelle regole della teoria che sono ancora le regole classiche. Oggi sappiamo che dobbiamo coniugare teoria e pratica, sappiamo che dobbiamo insegnare a parlare e a scrivere, sappiamo che Schopenhauer non lo citiamo soltanto per la costruzione del ragionamento, Jacqueline Visconti ci ricorda sempre che bisogna scrivere un atto come un architetto costruisce un edificio e non sostanzialmente giocando a domino, ma Schopenhauer ci guida anche, non è mia, tua? No, parte cioè, da te, parte da te, te la cedo. Giuro che l'ho voluta lei. Va bene, allora diciamo che l'ho voluta io. Non mi volevo autocitare, poi in realtà è Schopenhauer, quindi non sono né io né la professoressa Visconti. C'è però ancora da citare Schopenhauer sull'oralità, perché anche lì noi abbiamo quei 38 stratagemmi dell'arte di avere ragione, per fas et nefas, guardate il latino purtroppo serve, che servono, sono utilissimi per allenare lo studente alla dialettica e al ragionamento. Possiamo portare tutto questo all'interno di un corso? Sì, con un grandissimo sforzo di interdisciplinarietà, perché qui l'interdisciplinarietà non è soltanto all'interno della giurisprudenza, ma è anche con i linguisti. E da qui occasioni come queste sono occasioni di approfondimento. Vado a chiudere. Allora, abbiamo detto che è un momento in cui i limiti servono, è un momento in cui sostanzialmente le regole del codice di procedura ci danno dei paletti ma ci lasciano anche ancora abbastanza liberi. Facciamo autocritica sostanzialmente guardando rapidamente a 6 profili. Uno l'ho già detto all'inizio, bisogna guardare di più alla funzione prescritta per quel determinato atto e non approfittare di ogni occasione per dire tutto. Teniamo conto che nel processo del lavoro siamo molto più ingabbiati, nel processo civile abbiamo ancora una certa libertà e conseguentemente sfruttiamola in maniera corretta per evitare che poi il Ministero della Giustizia ci metta dei limiti dimensionali troppo prescrittivi. Decidiamo a chi si rivolge l'atto. L'atto si rivolge a tutte e tre. Si rivolge al giudice, si rivolge alla controparte, si rivolge al cliente.
E allora bisogna saper scrivere in modo semplice e chiaro per il giudice, in modo che non aiuti troppo, non faciliti troppo la controparte, e al tempo stesso bisogna dire quello che il cliente vuole che si dica, ma senza eccessi. L'ansia di completezza del cliente produce inevitabilmente l'elefantiasi dell'atto. Il bravo avvocato deve essere anche sufficientemente autorevole da saper dire al cliente ora basta. Certo, come dicevo prima, sarebbe meglio che il cliente potesse fin dall'inizio sapere quanto gli costerà scrivere troppo. Rileggere magari a alta voce quello che si è scritto. Quando il periodo è troppo lungo, se lo si legge a alta voce, a un certo momento il fiato non ce la fa più. Cito ancora una volta l'avvocato Laurentiis, perché ieri a un certo punto aveva proprio questo problema. Sembrava, lui stesso diceva, se parlo così mi rendo conto che non arrivo alla fine della frase. Far leggere al cliente gli atti, che poi è anche un dovere del codice deontologico, evitare inutili aggettivi come supposto, asserito, presunto. Noi abbiamo il costante timore dell'ammissione implicita della tesi avversaria. E questo ci porta continuamente, in modo ossessivo, da un lato a ribadire le contestazioni in precedenza svolte, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte. È un rigo inutile che appesantisce e che però noi continuiamo ossessivamente a ripetere, perché altrimenti noi pensiamo di aver riconosciuto qualche cosa all'avversario. Una volta che abbiamo contestato in modo specifico, come ci dice l'articolo 163-167, basta, non importa continuare a dire l'asserito credito avversario, è chiaro che noi non siamo d'accordo, se no non saremmo lì in quel giudizio. Nei processi litisconsortivi il processo è necessariamente complicato. I protocolli fanno un'opera meritoria cercando di indirizzare la costruzione dell'atto, però vi prego, evitiamo di trasformare un atto di parte in un modulo che si riempie per ottenere qualche cosa, perché noi abbiamo nei certi protocolli, dove si mettono quelli che poi potrebbero diventare i campi, il ricorrente, il resistente, l'amministratore è stato in carica da A, questi sono i fatti che ha commesso, questi sono gli effetti pregiudizievoli, non è più un atto di parte, diventa veramente un modulo come se uno dovesse accedere a un qualche servizio. E ritorno sul Bambi e chiudo. Scongiuriamo il pericolo di imprigionare il linguaggio giuridico in gabbie che tolgono l'anima alla scrittura. Al tempo stesso sforziamoci di evitare di scrivere atti inutilmente prolissi e confusi. Recuperata la parola facile e la prosa ritmica, perché anche l'orecchio di chi legge, non solo di quello di chi ascolta, vuole la sua parte, torneremo a fare quello che faceva Cicerone. Certo, non tutti torneremo a fare quello che faceva Cicerone, ma quantomeno proveremo a scrivere come lo richiede ciascun argomento, né esporre in forma scheletrica, qui sono gli skeleton nel senso, nell'altro senso del termine, argomenti vasti, né in forma povera argomenti solenni, con buona pace a questo punto di ogni prescrizione, che a quel punto diverrà veramente inutile, di formati, margini, numeri di pagine e interlinea dell'atto scritto. Vi ringrazio. Ringrazio Ilaria Pagni per questa relazione, come sempre ricchissima, che quindi mi pare proprio concludere bene il convegno. E prima delle conclusioni vere e proprie, chiamerei l'amico, appunto un po' insistito, mi scuserà, Edmondo Bruti Liberati, già procuratore della Repubblica Milano, di Milano, presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, per alcune brevi riflessioni conclusive prima della, diciamo, conclusione protocollare. Ringrazio Jacqueline Visconti per avermi invitato a questo interessante convegno. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa di ricerca. Ho imparato molto. Il fatto di darmi la parola come discente qui in conclusione forse entra nello stile degli studenti che danno il voto agli insegnanti. E Jacqueline Visconti non se ne è resa conto perché è troppo giovane, ma forse ha replicato a quella trasmissione televisiva dei primi anni 60, non è mai troppo tardi anche per imparare. Auspico però che vi sia una ricaduta anche su discenti un po' più giovani, e se ne parlava un attimo fa, che queste tematiche entrino nei corsi di giurisprudenza. Qualcosa sta facendo la scuola della magistratura. Io ho apprezzato molto, passo un secondo punto di pochissimi, ho apprezzato molto che la parte comparatista si sia rivolta al Regno Unito piuttosto che agli Stati Uniti. Perry Mason ha fatto danni per decenni e continua a farlo. Io sono entrato in magistratura nei primi anni 70, non l'ho visto proprio, ma me l'hanno raccontato alcuni presidenti più giovani di testimoni che nel giurare, allora si giurava, cercavano di arraffare un codice per giurare sulla Bibbia, eccetera, la cosa, ridi il mio codice. I danni
del scimmiottamento, e qui non me ne vogliono gli amici professori di procedura penale che hanno contribuito alla scrittura del codice, ma alcuni scimmiottamenti, e dimenticando che common law si estende da tutti i due lati dell'Atlantico, hanno continuato e continuano a fare danni. Riprendo una citazione dall'interessantissimo relazione della barrister Anna Hilton, e lo rileggo, sono poche righe. È quella decisione della Corte Suprema in un caso di diritto del lavoro. I principali scopi del principio della giustizia aperta, dell'open justice, sono due. Il primo è consentire lo scrutinio pubblico del modo in cui i tribunali decidono le cause, qui si dice così, per tenere i giudici accountable delle decisioni che prendono e per consentire al pubblico di avere fiducia che stiano facendo il loro lavoro correttamente. Ma il secondo va oltre il controllo dei singoli tribunali e giudici, è consentire al pubblico di capire come funziona il sistema di giustizia e perché vengono prese le decisioni. Non conoscevo questa citazione, ma faccio pubblicità a un mio lavoro, quindi lo mostro, così il mio editore è contento e prenderò qualche diritto d'autore in più. Io avevo ripercorso due citazioni classiche, una di Jeremy Bentham, molto citata nel mondo anglosassone, sostanzialmente ignorata da noi. La pubblicità nella mia traduzione è: l'essenza della giustizia pone il giudice stesso mentre giudica sotto giudizio. Il secondo concetto, quello espresso nella decisione che ho appena citato, consentire al pubblico di comprendere come funziona il sistema di giustizia, in altri termini ma molto simili, era stato espresso da Alexander Hamilton nel Federalista numero 17. Ecco che sono temi questi che secondo la mia impressione meritano di essere molto ripresi nel nostro dibattito, e una volta tanto il termine accountability è uno dei pochi anglismi che va mantenuto. Tra l'altro, una curiosità, nei documenti del Consiglio d'Europa inglese e francese, spesso in francese si usano responsabilité, ma in un testo qualche tempo fa ho visto l'asterisco, dicono responsabilité, ma lo usiamo, persino i francesi così spocchiosi sono costretti ad ammettere, lo usiamo nel senso dell'inglese accountability. Ecco, io auspico che l'approccio di questa ricerca si estenda un po' di più anche al penale. I PM, come sappiamo e come accennavo ieri, scrivono poco e spesso male i capi di imputazione. I giudici scrivono molto e spesso troppo. E qui, ecco, nei termini, un piccolo accenno a Federico Bambi, risalente, ma io lo perdonerei, poi alla fine si capisce. Quello che non perdonerei... Io lo perdono risalente. Io lo perdono risalente. Perdono pure la risalente tardi. Ecco. Però invece, io invece non perdonerei le prove granitiche. Le prove granitiche che impazzano nelle richieste dei pubblici ministeri e delle decisioni spesso dei giudici, quelle non le perdonerei proprio. E infine una conclusione. Un approccio verso la sintesi riferita al penale forse potrebbe, e qui è un'utopia a cui sono legato ma mi rendo conto che fuori della realtà, potrebbe avvicinarsi forse a rivalutare quello strumento che è rimasto assolutamente desueto della motivazione contestuale. Ma è un'utopia, richiede molto, richiede anche l'abbandonare, qui lo voglio dire con qualche polemica verso l'avvocatura, l'idea che se decido subito vuol dire che avevo già deciso prima, no, vuol dire che quando un processo dura per 6 mesi con diverse fasi vuol dire che la decisione si è costruita progressivamente, non si scriverà tutto all'ultimo. Un ultimo accenno a un'esperienza personale della trattazione orale in un processo di appello non particolarmente rilevante. Eravamo agli inizi degli anni 2000, come sostituto procuratore generale, al presidente che chiede quanto avrei parlato rispondo 15 minuti, erano due imputati, ciascuno con due difensori, ciascuna parte ha chiesto un'ora, e mi sono acquietato ovviamente, si è acquietato anche il presidente, mi è venuto però di commentare: in questo momento, era tardo pomeriggio, in questo momento alla Corte Suprema di Washington si decide chi è il prossimo padrone del mondo per i prossimi 4 anni, le parti hanno 40 minuti complessivi. Grazie Presidente, sapevo che potevo contare su una bellissima conclusione. Ecco, niente, allora all good things come to an end. Tutte le cose belle finiscono,
se posso permettermi di dire. Io intanto volevo scusarmi per avervi imposto un formato un po' complicato di convegno, invece che le classiche relazioni. Avevamo qui delle relazioni in senso tradizionale, ma avevamo la voce degli avvocati. Avevamo elementi di diritto, elementi di lingua, ma anche elementi di informatica e elementi di cancelleria giudiziaria. Ecco, chi mi conosce sa che non ho paura a complicarmi la vita. E l'apertura comparativa in più bilingue, ecco, rischiava di essere insomma una formula che usciva da completamente di controllo. Ma spero che invece la qualità dei relatori abbia compensato almeno in parte per la complicatezza, diciamo, del formato. E a me anche l'ultimo intervento di Edmondo Bruti Liberati ha confermato che se uno sceglie le persone, poi gli interventi saranno anche di qualità. Vorrei concludere quindi ringraziando, con i ringraziamenti. Intanto ai miei coordinatori, cioè siamo quattro università, e senza i coordinatori questo progetto non si sarebbe fatto, inutile dire. E in particolare sono stati ottimi presidenti ieri, avete visto come integravano a ogni intervento, aggiungevano elementi nuovi, puntualizzavano veramente quello che era lo scheletro, posso dire, l'ossatura della questione. E oltre a questo, essere stati appunto ottimi compagni di ricerca, ottimi compagni in questo viaggio che è durato 3 anni, e poi con la prolunga anche un po' di più, vorrei dire che sono ottimi studiosi e esperti a livello nazionale e internazionale, e in particolare Federico Bambi è stato il creatore, forse il primo, uno dei primi corsi di scrittura giuridica che appunto incardinato nelle università e che ora porta avanti con Ilaria Pagni, e che appunto le scritture per le professioni forensi, per una scrittura di atti sintetici e chiari. Quindi forse uno dei pochi corsi a livello appena post-universitario che veramente porta avanti in concreto questa formazione, questa creazione di giuristi a tutto tondo, uomini di cultura a tutto tondo, di cui si parla, ma che loro concretizzano. E vi consiglio, il programma è sempre una formula in cui dal primo grado alla Cassazione, passando per l'appello, vi è sempre un avvocato, un magistrato, un linguista. Quindi è uno dei corsi di eccellenza, diciamo, in tutta Italia, forse uno dei migliori, accanto a quello, non vorrei assolutamente dimenticare, dell'avvocato Larentis che organizza a Trento in sinergia tra il Foro, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento e l'Università. Ecco, Maria Vittoria Dell'Anna è stata il precursore degli studi sulla lingua degli atti di parte, cioè bisogna veramente darle merito, lei è stata la prima che ha scritto e ha pubblicato sulla lingua degli avvocati e naturalmente quel problema degli atti privati ha dovuto farsi dare gli atti privatamente, diciamo, da avvocati con cui aveva un rapporto di fiducia. Però ecco, il precursore, oltre a alcuni studi di Francesco Sabatini, di Bice Mortara Gravelli sulla lingua forense, sulla testualità della lingua degli avvocati del 2003, poi gli unici studi su questo tema sono stati i suoi e quello in comune appunto con Riccardo Gualdo sulla lingua degli avvocati, la testualità della lingua degli atti di parte. E Riccardo Gualdo, per chi di voi è giurista e non lo conosce, è l'esperto, l'autorità, non solo sul linguaggio giuridico, ma sui linguaggi specialistici in generale. Cioè il suo, in tutti i corsi, insomma, sui linguaggi settoriali e specialistici, utilizzano il suo manuale, in coautoraggio con l'autore Telve, e ad esempio qui c'è il suo ultimo libricino sul linguaggio dell'economia. Quindi è i linguaggi specialistici dell'italiano. Ecco. Vorrei allora adesso ringraziare i relatori e quindi Guido Melis, Antonio Mura, e poi aspettate, parto con i relatori soltanto, Silvia Ferreri, Luca Passanante, Ilaria Pagni, i nostri barristers, quindi John Bowers, Hannah Hinton, e un ringraziamento particolare agli avvocati, quindi che sono intervenuti con noi, Paolo Canepa, Franco Larentis, Enrico Marelli, Stefano Savi, ma anche poi Gaudenzia Brunello, Lelio Della Pietra, Serena Dentico, Salvatore Donadei che non è potuto venire, Sabrina Lucantoni, Laura Redelli, Angelica Scozia
e tutti gli avvocati che ci hanno aiutato dandoci i loro atti e che forse ce ne daranno ancora. Infine i giovani che sono il vero motore, come vi dicevo, del progetto. Partirei appunto dalla dottoressa Fernanda Candrilli, che è stata la nostra esperta in cancelleria giudiziaria e che ci ha dato preziosi aiuti sull'anonimizzazione. Il dottor Daniele Fusi, che è l'informatico del nostro progetto e che quindi avete visto che software ha creato, io dico sempre che dovrebbe brevettarlo perché è veramente un'innovazione. E poi appunto Anna Barbano, Laura Clemenzi, Francesca Fusco, Matteo Gabbiani e Giulia Puliti si sono aggiunti dopo, Giulia Lombardi, Simone Turco, Federico Ungaretti dell'Immagine. Ecco. Concluderei, sperando di non aver dimenticato nessuno e ringraziando le ragazze anche per l'organizzazione, con le parole che mi ha mandato una componente del progetto, la professoressa Claudia Caffi, che è stata componente di tutto il PRIN, ma appunto a causa del Covid e poi ora essendosi pensionata non ha potuto, come dire, partecipare attivamente ai lavori di oggi, ma che ci ha tenuto a mandarci due righe a margine, come dice lei. Claudia Caffi è una delle esperte a livello internazionale di pragmatica, quindi linguistica pragmatica, è stato uno dei fondatori del famoso Journal of Pragmatics, che è uno dei giornali di eccellenza di questa disciplina, e esperta di studi della mitigazione e della lingua medica, ma anche appunto ha partecipato ai lavori del nostro PRIN, e che con le cui parole vi lascerei oggi. Quindi ho seguito i lavori della giornata di ieri e seguirò con grande piacere quelli di oggi. L'intero convegno è stato di grandissimo interesse e ad alto grado di informatività. Mi congratulo con i relatori e con l'amica e collega Jacqueline Visconti. La voce degli avvocati ci ha posti di fronte al farsi reale del discorso giuridico e questo poter ascoltare la voce degli avvocati vedendo i dati dalla loro prospettiva mi sembra uno dei successi di questo progetto. Il progetto, lo sappiamo, ha dato vita alla raccolta e all'analisi di testi giuridici con un lavoro interdisciplinare di raro spessore. Testi giuridici, si noti, non linguaggio giuridico, per riprendere una distinzione posta dall'amica e maestra, anche nostra, vice Mortara Garavelli, citata ieri da Riccardo Gualdo e da altri, scomparsa pochi mesi fa, e che aveva scritto Le parole e la giustizia, uscito da Einaudi nel 2001. Gli spunti per nuove riflessioni e ulteriori approfondimenti sono stati talmente tanti da confermarmi via via in un'impressione. L'impressione che il convegno, più che un pur apprezzabile rituale di chiusura, abbia delineato un momento di nuova apertura, una nuova fase di continuazione degli studi e delle analisi, e ciò anche al di là dell'anno di proroga previsto dal Ministero. La via per la chiarezza non è per niente semplice o scontata, anche nell'imminenza del 25 aprile mi piace menzionare quel modello di chiarezza che è la Costituzione della Repubblica Italiana. Grazie Claudia. Ringrazio l'amica Claudia che ci ascolta a distanza, ringrazio tutti voi per un bellissimo convegno. Oh. Noi ringraziamo. Grazie ragazzi. Mi commuovo. Sapete, con la lacrima facile. Va bene, e in anticipo sono fiera di dire finiamo il convegno e benvenuti a pranzo. Grazie ancora. Bravo, bravo anche tu. Bravo, veramente.